Salve a tutti, vabbè, benvenuti a tutti i partecipanti, i superstiti del 1º maggio a quanto pare. Che dire, innanzitutto vabbè, ringrazio chi ci ospita, che è il PIART, il Laboratorio Urbano di Gelatina, e soprattutto però ringrazio la professoressa da Milano che ha accettato di aprire questo laboratorio dal basso. Ringrazio Arti nella persona di Flavia che ci ha permesso di fare questo laboratorio che noi abbiamo pensato, diciamo, come utile a tutti i ragazzi che vogliano, diciamo, lavorare nel campo, nel settore culturale e creativo. Devo dire la verità, all'inizio la nostra idea era di farcelo più di cucircelo più addosso, più orientato verso i musei. Poi abbiamo pensato che magari sarebbe stato più utile invece aprirlo come tematiche a tutti i settori, dato che poi gli argomenti che tratteremo si adattano a essere tagliati poi su misura secondo le varie esigenze. Io non voglio perdere tempo né prendere il tempo che sarà meglio sfruttato dalla professoressa da Milano e da chi abbiamo invitato per imparare noi e per condividere questa cosa insieme ai partecipanti, perché vorremmo che fosse anche un momento di condivisione e di conoscenza tra realtà che operano e che hanno intenzione di operare in un certo senso e con una certa ottica, quindi anche l'inizio magari di collaborazioni, un seme, diciamo, da piantare qui nel territorio. Buongiorno a tutti, io sono Flavia Giordano e rappresento l'Arti e l'iniziativa Laboratori dal Basso, con la quale è stato finanziato parte di questo laboratorio. Dico parte perché i Laboratori dal Basso sono un percorso di coprogettazione in cui l'Arti ha un suo ruolo che vi spiegherò, però molto fanno soprattutto i ragazzi che lo organizzano di fatto, perché il Laboratorio dal Basso è fondamentalmente un percorso di formazione imprenditoriale organizzata da organizzazioni giovanili che siano associazioni o microimprese di soggetti under 35 che per diventare più bravi nel settore in cui operano chiedono di formarsi e organizzano quello che è un laboratorio dal basso, scegliendo le location, scegliendo i temi e scegliendo da chi vogliono imparare. Un po' come quando si fa il gruppo d'acquisto, gli organizzatori si mettono insieme e ci dicono: vogliamo acquistare questa conoscenza da questi soggetti, da questi docenti, e noi valutiamo insieme a loro. Facciamo proprio una coprogettazione, se è il caso o meno di spingere verso questo percorso piuttosto che un altro. Quello con Chiara, Elisa e Gabriella è un percorso che inizia da quando? Quando è iniziato? Un paio di mesi fa, quando Chiara non era, con Gabriella non erano ancora costituite, volevano fare assolutamente qualcosa sulla cultura, su questo territorio, perché c'è da dirlo, questo è il primo laboratorio che facciamo nel Salento. L'area barese, l'area foggiana si è mostrata un po' più ricettiva, mentre questo è il primo che realizziamo nel Salento, tra l'altro non a Lecce ma addirittura in un paese, quindi secondo me è molto importante che il messaggio sia arrivato anche qui a Galatina, nell'entroterra, nel cuore del Salento. Quindi è un percorso lungo. Io non voglio parlare molto, vi voglio soltanto dire che Laboratori dal Basso è un'iniziativa che rimane aperta a sportello fino al 30 giugno, quindi è possibile applicare ancora, è possibile candidarsi, potete partecipare come associazioni o come microimprese e noi che vi aiutiamo anche a progettare questo intervento, questo percorso, vi dico in breve, noi finanziamo tutto quello che quelle che sono le spese relative ai docenti, quindi il gettone di presenza, cioè proprio il compenso orario dei docenti, le spese di vitto, alloggio, di transfer,
inteso anche, cioè se voi volete far venire dei relatori anche da fuori dall'Italia, Laboratori dal Basso è l'occasione anche per chiamare delle eccellenze a livello internazionale. E poi provvediamo a diffondere i contenuti di Laboratorio dal Basso attraverso anche lo strumento informatico. Noi adesso siamo online, in streaming, su laboratoridalbasso.it, quindi molte persone decidono di seguire il corso anche così. L'importante è dire che le registrazioni saranno presenti sul sito di Laboratori dal Basso anche dopo, quindi nell'area programma dei corsi voi potrete seguire sul canale YouTube di Laboratori dal Basso, sulla piattaforma laboratoridalbasso.it, tutti gli altri corsi che sono stati realizzati e che vi interessano. I docenti hanno messo in condivisione le proprie slide, i propri contributi con licenze Creative Commons, quindi siamo per un sapere, perché qui siamo già a pranzo cultura, quindi mi è venuto sapore, siamo per un sapere condiviso, quindi partecipate a Laboratori e buon appetito, no? Cristina, grazie. Sì, Elisa. Allora, io sono Elisa, sì, altrimenti ci ammazziamo, sono Elisa dell'Associazione Le Miriadi 49, insieme a Chiara e 34esimo Fuso, non li ha presentate prima per ansia, non so, abbiamo presentato questo laboratorio. L'unica cosa che posso dire, aggiungere a quello che è già stato detto, oltre a ringraziarvi, a ringraziare Arti e la dottoressa da Milano, è quello di seguire anche i prossimi moduli. Questo perché questa occasione rappresenta proprio un'occasione importantissima per acquisire competenze pratiche, per sviluppare poi le proprie organizzazioni culturali e quindi competere con qualità e professionalità. Grazie, buon proseguimento a questo punto. Allora, buongiorno a tutti. Intanto, scusate, ma questi sbalzi di temperatura degli ultimi 10 giorni hanno colpito, quindi ogni tanto tossisco, ogni tanto perdo la voce, faccio del mio meglio, ma abbiate pazienza. Allora, mi chiamo Cristina da Milano e lavoro per Eccom, che è un'associazione non profit, di cui adesso vi parlo. Più che altro ve ne parlo perché secondo me è necessario, che penso possa essere utile per voi capire perché sono qui oggi a parlarvi di storytelling digitale. C'è un percorso dietro e perché, come dicevano prima le ragazze, questi sono laboratori, sono attività formative molto rivolte a persone come voi che hanno uno spirito imprenditoriale, mi pare di capire. Noi siamo nati con lo stesso spirito, sia pure quasi 20 anni fa, quindi forse è un'esperienza che può essere anche utile per voi per capire qual è stato il nostro percorso, come siamo andati avanti negli ultimi 20 anni e come poi siamo arrivati anche a questa cosa così specifica che è lo storytelling digitale, ma è una parte di un lavoro molto più, diciamo, ampio e complesso che svolgiamo. Io di formazione sono un'archeologa, sono laureata in lettere classiche con indirizzo archeologico una marea di anni fa a Roma e ho iniziato a scavare come collaboratrice esterna di soprintendenza, ho fatto tanti scavi in giro per l'Italia. Dopodiché nel 95 ci siamo guardati negli occhi, io e alcuni colleghi archeologi, storici dell'arte, economisti della cultura, e abbiamo detto: così non ci piace, cioè non è il modo in cui vorremmo lavorare nel settore culturale, vorremmo cercare di fare qualcosa di interdisciplinare, perché comunque il settore culturale è un settore trasversale, interdisciplinare, e vorremmo soprattutto lavorare in maniera autonoma e non dipendendo ovviamente da contratti più o meno ridicoli con varie soprintendenze in giro per l'Italia. Credo che più o meno sappiate di che cosa sto parlando. Quindi nel 95 ci siamo messi insieme e abbiamo creato Eccom, che è l'acronimo per
European Center for Cultural Organization and Management, cioè quello che volevamo fare usando un acronimo di una frase inglese, era far capire che avevamo una vocazione non solo italiana ma possibilmente europea. All'inizio ovviamente ci siamo rivolti soprattutto invece al territorio romano, laziale, italiano, poi piano piano siamo riusciti a sviluppare anche la famosa dimensione europea. Quindi nel 95 siamo nati come associazione non profit, nel 2007 a questa associazione non profit abbiamo affiancato una SRL per motivi direi essenzialmente pratici, nel senso che adesso non so quanti di voi sono costituiti associazione, quanti siano cooperative, e poi magari possiamo anche parlare nel dettaglio delle vostre esperienze, però ovviamente c'erano tutta una serie di attività invece profit che facevamo e che quindi non potevano poi rientrare nella gestione di una non profit, quindi ovviamente abbiamo creato questa doppia natura e per cui svolgiamo attività di tutti e due i generi. Essenzialmente noi facciamo ricerca, formazione e consulenza nel settore dei beni culturali. Questi sono i nostri tre filoni. Io dopo la laurea in archeologia sono emigrata in Inghilterra e ho preso un master in museologia in Inghilterra, quindi io personalmente, Cristina, all'interno di ECOM mi occupo di musei e soprattutto di comunicazione didattica museale rivolta agli adulti, rivolta a pubblici in situazioni di svantaggio. Aspettate che questo suona, bisogna... Allora, qui vi ho aperto un attimo, mamma mia che voce pazzesca, qui questo è il sito di ECOM, è www.ecom.it, nel caso in cui abbiate voglia di capire un po' di più chi siamo e cosa facciamo. Allo storytelling come si arriva? Come vi dicevo, noi abbiamo creato questa associazione con questo nome inglese perché avevamo questa vocazione europea. Allora, io dai primi anni 2000 ho cominciato ad occuparmi di progetti europei. Nella scarsità assoluta di risorse sul territorio nazionale, che diciamo invece di migliorare peggiora drasticamente, soprattutto per quel che riguarda il settore culturale, l'Europa mi sembrava, diciamo, l'unica fonte possibile. La premessa è che noi non riceviamo finanziamenti pubblici di nessun genere, quindi noi viviamo del nostro lavoro, partecipiamo a bandi, partecipiamo a gare, se le vinciamo bene, se non le vinciamo andiamo avanti a progettare, a presentare, e così funziona. Poi abbiamo anche incarichi ovviamente di consulenza, abbiamo incarichi in varie università, master eccetera eccetera per delle docenze, però non riceviamo finanziamenti pubblici, quindi ovviamente siamo sempre a caccia di lavoro. Essendo ormai quasi 20 anni che esistiamo, abbiamo una certa ormai continuità, grazie a Dio, ma la continuità ce la siamo anche, come dire, creata e andata a cercare, quindi in questo senso penso che forse la nostra esperienza possa essere utile per giovani imprenditori in questo settore. Io personalmente, sempre perché ringraziando Dio parlo bene un paio di lingue, ho detto bah, fammi vedere che succede a livello di finanziamenti europei, perché appunto poi sul piano nazionale sappiamo tutti bene qual è la situazione. Quindi dai primi anni 2000 ho cominciato a lavorare con il programma Cultura, non so se voi avete esperienze dirette di programmi europei, progettazione europea, non è questo diciamo il tema delle mie giornate di oggi e di domani, però sono comunque a disposizione se poi avete voglia di ulteriori informazioni su questo. Comunque essenzialmente sono praticamente 12 anni che lavoro con il programma Cultura e con il programma di apprendimento permanente. Soprattutto quest'ultimo è strettamente in relazione con lo storytelling digitale, quindi permettetemi una digressione per farvi capire perché arrivo qui a parlarvi di storytelling digitale. Il programma Cultura, immagino sappiate comunque cos'è, è il programma che l'Unione Europea ha creato appositamente per finanziare le attività culturali. Il programma di apprendimento permanente invece, scusatemi ma la voce è quella che è, il programma di apprendimento permanente è un programma che è nato sempre
nel 2000, 2001 diciamo, aveva un altro nome, ma insomma parliamo sempre dei primi anni 2000, quando l'Europa ha prodotto, elaborato la strategia di Lisbona nel 2000 appunto, nella quale si dice che per avere delle società più eque, più coese e anche più produttive è essenziale investire sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Infatti il nome del programma è Lifelong Learning Program, quindi apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Cosa significa? Che loro hanno fatto un grosso sforzo di investimento per lavorare sui cittadini degli stati membri dell'UE al di là dei percorsi scolastici tradizionali. Quindi apprendimento continuo, apprendimento, scambi a livello universitario, attività di formazione e soprattutto di aggiornamento professionale per persone che sono già inserite nel mondo del lavoro e apprendimento in contesti formali e non formali. Essenzialmente è un programma quindi diviso in tre parti. Uno è Erasmus, immagino che voi sappiate tutti cos'è Erasmus, no? Gli scambi universitari. Uno si chiama Leonardo da Vinci ed è quello che riguarda l'aggiornamento professionale di chi già lavora. L'altro si chiama Grundtvig. Questo tale Grundtvig era un pedagogo danese che è stato il primo a teorizzare l'importanza dell'apprendimento degli adulti. Dalla culla alla tomba, diciamo, aveva inventato questo slogan, no? Gli esseri umani non smettono mai di imparare lungo tutto il percorso della loro vita. Quindi, programma di apprendimento permanente sotto programma Grundtvig è dedicato all'apprendimento degli adulti in contesti informali e non formali. Cosa vuol dire? Contesti che non siano, ad esempio, quello di un corso universitario. E in questo senso tutte le attività didattiche che si svolgono per esempio in un museo, piuttosto che in un'area archeologica, piuttosto che in qualsiasi altro ambito culturale, sono considerate esperienze di apprendimento informale. Quindi, lavorando appunto coi musei, a me e a una serie di miei colleghi in giro per l'Italia e all'estero è venuto in mente di cominciare a proporre a valere su questi bandi, ogni anno a febbraio escono questi bandi, dei progetti che vedessero coinvolti musei e altre istituzioni culturali, biblioteche, teatri, abbiamo lavorato non solo con musei, e gruppi di adulti, e quindi che si, come dire, proponessero dei progetti basati su questa idea dell'apprendimento continuo in contesti informali. Negli anni, devo dirvi, noi tutti gli anni ne presentiamo mediamente sei progetti su tutto l'asse dell'apprendimento permanente. È ovvio che non vanno tutti e sei, anche perché non saprei da che parte gestirli poi se anche andassero, perché comunque siamo una piccola organizzazione, non vanno tutti e sei e non vanno nemmeno tutti gli anni, però diciamo lavorandoci in maniera continua, lavorandoci in maniera costante, dal 2001 riusciamo comunque ad avere sempre finanziamenti europei per svolgere questo tipo di attività. Quest'anno ne abbiamo quattro contemporaneamente che stanno andando insieme, diciamo. Quindi in un momento in cui tantissime realtà come la nostra stanno chiudendo o comunque sono in gravi difficoltà, noi abbiamo avuto questi quattro finanziamenti dell'Unione Europea che, vi dico la verità, sono, come dire, ossigeno allo stato puro, però bisogna lavorarci sopra, cioè bisogna studiarsi i programmi, bisogna mettere insieme reti di partenariato internazionali, c'è dietro insomma un po' di sforzo, ecco, che alla fine secondo me paga. Quindi se posso darvi un consiglio, guardatevi intorno e studiatevi questi tipi di programmi. A partire dal 2014 cambieranno nome entrambi, sia il programma cultura sia il programma di apprendimento permanente, cambieranno anche un po' le regole, ma credo che la sostanza resterà più o meno la stessa. Quindi da fine anno date un'occhiata ai siti dell'Unione Europea, guardatevi questi bandi, poi se avete bisogno, ripeto, io sono a disposizione per informazioni, suggerimenti, quello che posso insomma lo faccio volentieri, però ecco, vi esorto a dare un'occhiata anche
al di fuori, diciamo, dei confini locali, regionali e nazionali, perché altrimenti si perdono anche delle ottime occasioni, tra l'altro. Quindi fatelo. Perché vi ho fatto questa premessa? Beh, un po' perché siete giovani imprenditori della cultura e un po' perché comunque io sono arrivata allo storytelling digitale proprio grazie a un progetto europeo. 2 anni fa sono stata contattata dall'Istituto Luigi Sturzo, che è un grande istituto di ricerca e studio che si trova a Roma, e loro avevano vinto un progetto Grundtvig per l'apprendimento degli adulti, in cui utilizzavano la metodologia dello storytelling digitale per lavorare sul concetto di allargamento dell'Unione Europea. Quindi c'era un tema che era l'allargamento dell'UE ai nuovi paesi, e volevano lavorare su questo tema con questa metodologia, e cercavano persone a cui insegnare questa metodologia per trasferirla in altri settori. Mi hanno contattato chiedendomi se mi interessava imparare qualcosa sul digital storytelling per poi trasferirlo nel settore culturale. Io ho detto di sì, perché dico di sì a prescindere a qualsiasi cosa, diciamo, nuova che ci sia da imparare. Cioè, ho ancora, diciamo, ringraziando il cielo, questa curiosità e questa voglia, ma non avevo assolutamente idea di che cosa mi stessero parlando, quindi sono andata proprio a scatola chiusa. Devo dire che è stato incentivante il fatto che mi hanno detto: il corso di formazione si svolgerà in Turchia a settembre per 10 giorni in un albergo con piscina. Ho detto, beh, insomma, diciamo che uno una formazione così se la fa pure volentieri, qualsiasi cosa sia questo digital storytelling, io vengo, diciamo. E quindi sono andata. Ed è stato, devo dire, molto, molto, molto interessante. Una volta finito il corso, al di là dei 10 giorni in Turchia con la piscina, avevo l'obbligo, ovviamente, di organizzare una formazione a mia volta nel settore culturale. E quindi che cosa ho fatto? Ho acchiappato la direttrice del Museo Civico di Zoologia di Roma e le ho detto: c'è questa cosa fichissima che è lo storytelling digitale, dobbiamo provare ad applicarla ai musei. Lei, anche lei è una che è sempre curiosa e vogliosa di sperimentare, ha detto: dai, proviamo a fare un corso di formazione per operatori del Museo Civico di Zoologia, vediamo se questa cosa funziona in un museo. Abbiamo fatto il corso, ha funzionato talmente bene che alla fine è finito con un'application fatta per un nuovo Grundtvig, in cui abbiamo ipotizzato di poter usare questo storytelling in 4 musei, Museo Civico di Zoologia di Roma, Museo delle Scienze di Valencia e 2 musei scientifici in Romania, per lavorare con adulti in situazioni di svantaggio sociale, quindi usare lo storytelling. Poi entrerò nel dettaglio, ma insomma, tanto per dirvi. Il progetto è stato finanziato ed è iniziato a novembre e finirà nel 2014. Quindi stiamo lavorando, grazie al finanziamento europeo, su dei laboratori di digital storytelling in questi 4 musei europei. A Roma la sperimentazione e il lavoro laboratoriale è già parecchio avanti, negli altri paesi invece non è ancora iniziato, perché dobbiamo prima fare la formazione agli operatori, perché come vedrete non è una cosa per la quale serva una laurea in neurochirurgia, ma comunque sia c'è una metodologia da imparare. Quindi ovviamente gli operatori, in questo caso dei musei spagnoli e rumeni, che non hanno idea, come non ce l'avevo io fino a 2 anni fa, di che cosa sia lo storytelling digitale, devono fare una formazione. Fatta questa formazione potranno iniziare a lavorare con i loro pubblici di riferimento. Quindi diciamo la catena è un po' questa, è la stessa, è il percorso lo stesso che abbiamo fatto noi, che ha fatto il Museo Civico di Zoologia. Quindi io adesso quello che farò oggi è trasferire a voi quello che io ho imparato sullo storytelling digitale. Faremo anche delle attività pratiche, perché se poi lo volete trasferire a gruppi con cui lavorerete, come associazioni, all'interno di musei, in teatri, come strumento partecipativo anche in generale, è uno strumento estremamente utile e versatile. Secondo me, al di là delle specifiche tecniche, delle cose che vi posso raccontare,
è importante che capiate come funziona, perché c'è un grande coinvolgimento personale in questo tipo di attività, d'altronde trattandosi di storytelling, quindi narrazione di storie che sono storie personali, storie autobiografiche, poi comunque il coinvolgimento personale è altissimo. Quindi sono tutte attività che vanno pianificate nel medio-lungo termine, cioè non è una cosa che potete fare con un gruppo di persone in una settimana. In una settimana potete formare qualcuno, una settimana di formazione è più che sufficiente, ma per lavorare col pubblico servono almeno 6 mesi per mettere su un laboratorio che abbia un senso, perché bisogna che la gente si sciolga, come si dice, e che si senta libera di esprimersi, perché appunto, ripeto, c'è un altissimo grado di coinvolgimento personale. Ed è su questo magari faremo appunto degli esercizi che aiutano, diciamo, a rompere il ghiaccio e soprattutto vi fanno capire poi qual è il processo che c'è dietro a questo tipo di attività. Il senso qual è? Il senso qui, scusatemi, tengo ancora un po' sul filosofico, ma secondo me è importante, se no non capiamo perché stiamo parlando di questa cosa qua. Io sono, da quando appunto ho studiato in Inghilterra, io ho un pallino come ambito di studio che è il ruolo sociale del museo e in generale il ruolo sociale della cultura. Cioè, dopo aver passato anni a scavare le necropoli romane e a vedere archeologi che passano mesi e anni a datare l'ansa della brocca o la lucerna di quel tipo piuttosto che di quell'altro, io a un certo punto mi sono domandata, sì, ma cui prodest proprio, no? Cioè, al di là del piacere di sapere che quella lucerna è del tipo tale o quale, alle persone fuori da qui, che cosa stiamo dando? Cioè, qual è il valore aggiunto, no? Allora, a me quello che interessa, e appunto sono tanti anni che ci lavoro, è la percezione che la gente ha del patrimonio culturale, il valore del patrimonio. Spendiamo soldi per tutelarlo, paghiamo in tasse tutto quello che serve per tutelarlo, dopodiché ce la cantiamo e ce la suoniamo in 4 più o meno persone che sono appassionate di musei, teatri, lirica o quello che è, perché la fotografia del visitatore tipo o diciamo del fruitore culturale è sempre quella da anni. Media alta cultura, media alta posizione sociale, eccetera, 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 cioè non ci si scolla da lì. Allora la mia domanda è: non è rilevante per gran parte della popolazione, ma non lo è per scelta di queste persone, scelta liberissima, nel senso che se uno preferisce andare a vedere la partita di pallone piuttosto che andare al museo, è una scelta legittima. O non lo è perché c'è un problema di comunicazione del patrimonio, che comunque è molto elitaria, soprattutto in Italia. C'è una visione comunque estremamente conservatrice, estremamente elitaria di ciò che è cultura. Poi si sviluppa tutta una serie di cultura cosiddetta bassa, che parte appunto dal basso, cultura giovanile, che però non è riconosciuta in quanto tale a livello politico, a livello istituzionale, tant'è vero che spesso quel tipo di cultura rientra poi nelle politiche giovanili, nelle politiche sociali, ma non nelle politiche culturali. Quindi c'è, secondo me, un problema di rapporto tra patrimonio culturale e popolazione. Allora, questo tipo di strumento è estremamente utile perché permette di scavare a fondo, nelle persone e di ascoltare e capire cosa pensano e cosa vogliono. Però presuppone che cosa? Che da parte dell'istituzione culturale ci sia la voglia di stare ad ascoltare cosa pensano e cosa vogliono. Quindi un museo come il Museo Civico di Zoologia, che ha iniziato questo percorso, lo ha fatto perché loro da anni hanno un pulmino in cui caricano animali impagliati, uccelli, microscopi, eccetera, e vanno in giro per le borgate romane a cercare di far capire, far conoscere, quantomeno conoscere, dire: sapete che c'è un museo lì, sapete che esistono queste cose, poi vi interessa o non vi interessa, libera scelta, però almeno sapere, no, che queste cose esistono. Allora, siccome loro da anni lavorano in questo senso, ovviamente sono stati ben contenti di iniziare un percorso di questo genere.
molti altri musei non gliene importa un fico secco di questo tipo di cose, nel senso che comunque rimangono in questo senso molto autoreferenziali, molto chiusi, molto poco disposti ad aprirsi al pubblico. Quindi è ovvio che un'attività del genere presuppone, come dire, una missione, un'apertura al pubblico, un interesse per il pubblico, altrimenti non ha senso, proprio perché bisogna investire parecchio tempo e parecchie energie per mettere su attività di questo genere. Questa era, diciamo così, la premessina filosofica. Dopodiché adesso possiamo cominciare a entrare un po' nel dettaglio di questo storytelling digitale. Voi ovviamente, se avete domande, dubbi, interrompete, tanto insomma siamo qua per, come dire, cercare di scambiarci esperienze e conoscenze, quindi senza problemi. Allora, cominciamo. Allora, qui ho messo una scalettina per farvi più o meno capire quali sono gli argomenti che vorrei affrontare con voi. Sappiate che ci sarà una parte teorica, ma poi ci sarà il vostro coinvolgimento attivo, quindi cominciate a mettervi nell'ordine, nell'ottica e nell'ordine di idee che siete voi i narratori della storia. Ora, non avremo... Vi lascio tutti, sì, vi lascio tutto. No, vi lascio tutto, non c'è problema. Allora, prima facciamo magari una breve introduzione alla narrazione come metodo autobiografico, ma su questo poi, se volete, vi do una bibliografia sterminata, la terrei più sul pratico e meno sul teorico. Poi parliamo di metodi e strumenti per lo storytelling digitale. Poi vi racconto, se volete, un po' più nel dettaglio questo progetto di cui vi parlavo, quindi lo storytelling applicato ai musei e ai pubblici cosiddetti svantaggiati. Il progetto si chiama Diamond, è un acronimo terrificante che poi vi dirò, ma adesso no. E poi facciamo tutta una serie di simpatiche attività pratiche. Tutto quello che io vi dirò esiste in termini di un manuale, che è il frutto, il prodotto di quel famoso progetto europeo grazie al quale sono stata in Turchia a fare storytelling digitale. Quindi loro hanno pubblicato un manuale che è utilissimo se avete voglia di replicare un laboratorio di storytelling, per cui poi vi darò il link e potete tranquillamente replicare tutti i materiali. Oltre al fatto che nel mondo anglosassone esiste una sitografia e una bibliografia sterminata su questo tema, perché loro sono già tanti anni che lavorano con questa metodologia. Quindi se avete voglia di approfondire oltre, non avete che l'imbarazzo della scelta. Allora, la narrazione come metodo autobiografico. Allora, essenzialmente ve le metto tutte e due, i due boxini, così. Allora, lo spunto da cui si parla per iniziare a fare storytelling digitale ovviamente è lo storytelling. Allora, storytelling, narrazione, uso la parola inglese perché mi viene più semplice, visto che l'ho iniziata a studiare appunto in un progetto europeo utilizzando questa parola, però ovviamente è narrazione. Narrazione che, come voi sapete, insomma, non c'è bisogno dello strumento digitale per parlare di narrazione, quindi la narrazione con lo strumento digitale è una evoluzione, se volete, del concetto più ampio di narrazione. Narrazione che è uno strumento potentemente autobiografico, come vi dicevo, e può esserlo sia in senso collettivo sia in senso individuale. Diciamo che per quel che riguarda la società occidentale,
in parte anche per quel che riguarda alcune società orientali, la narrazione è uno strumento potentissimo di identità collettiva. Se voi pensate ai miti, se voi pensate all'Iliade e all'Odissea, sono tutte storie che sono nate oralmente, no? Sono nate quindi come narrazione e sono diventati poi i modelli di intere civiltà, in cui poi si è sostanziata la storia e la cultura di intere civiltà. Quindi abbiamo noi nel nostro mondo occidentale questo doppio binario della narrazione collettiva e della narrazione individuale. Facendo storytelling con gli immigrati, nell'ambito del progetto di cui vi parlavo, ci siamo resi conto che, per esempio, l'idea di narrazione non è la stessa in tutte le culture. E quindi questo, diciamo, ci ha messo in crisi, nel senso che noi siamo arrivati là belli contenti di fare storytelling digitale e ci siamo trovate persone di fronte che diciamo non avevano la nostra stessa idea di che cosa vuol dire raccontare una storia, nemmeno di quali sono poi le finalità del raccontare una storia. Quindi diciamo che anche qui bisogna sempre tenere bene a mente che parliamo di modelli occidentali e che quindi se poi ci andiamo a confrontare con altre culture le cose possono lievemente, diciamo, cambiare. Comunque diciamo, a livello di quello che è il nostro mondo e la nostra formazione, la narrazione collettiva nasce col mito, con la fiaba ovviamente, che poi appunto in realtà non sono altro che storie che raccontano usi, costumi, credenze e che poi si sostanziano nella creazione di un'identità collettiva. Allora, che c'è per esempio questo discorso della narrazione lineare e della narrazione circolare, no? Che mentre per noi la narrazione è appunto un processo lineare, per cui c'è un inizio, uno svolgimento e una fine, no? Invece ci sono, in altre culture la storia è concepita come una storia circolare, no? In cui non c'è, diciamo, questo percorso da A a B, no? Dall'inizio alla fine. E la difficoltà poi soprattutto di fare una storia digitale, che poi vedremo, ha come caratteristica anche l'estrema sintesi, l'estrema brevità, è invece chiaramente molto legata a come tu la concepisci, nel senso che se tu la concepisci come un percorso che va da A a B, allora puoi anche poi dire: guarda, devi tenerla in 2 minuti, 3 minuti di tempo, quindi il tuo percorso AB sono 3 minuti. Se non c'è questa idea di linearità, diventa molto più difficile, diciamo, concentrarla e soprattutto organizzarne lo svolgimento in questa maniera, no? Per cui questo poi cosa ha implicato? Che il laboratorio è diventato molto più lungo, perché c'è stata prima la necessità di spiegare con quale metodologia intendevamo che fossero narrate le storie, no? Ma questi sono, come dire, no, nemmeno incidenti, imprevisti di percorso che poi ti aiutano a capire e a imparare ancora di più. Quindi chiaramente, ecco, io qui vi ho scritto i musei come esempio di narrazione, cioè i musei comunque attraverso gli oggetti raccontano storie. I musei sono un'istituzione prettamente occidentale, tra l'altro la musealizzazione degli oggetti è un concetto occidentale, e musealizzare degli oggetti significa selezionarli attribuendo loro un valore e significa esporli per raccontare una storia. Quindi la storia la si può raccontare non solo con le parole, aiuto, ma anche proprio esponendo degli oggetti. Quindi in realtà il legame tra raccontare storie e musei non è così assurdo come sembra. Il museo racconta sempre una storia e la racconta tra l'altro soggettivamente, attraverso le scelte del curatore, del direttore o di chi per lui decide di allestire un museo. Quindi il legame è molto stretto tra narrazione ed esposizione. Ovviamente in un contesto come il teatro è ancora più evidente che c'è una narrazione. E in un contesto come le biblioteche va da sé, si parla di libri, si parla spesso quindi ovviamente di narrazione, no? Di percorsi narrativi. Quindi il legame esiste ed è molto stretto. La narrazione è un metodo autobiografico, sia a livello collettivo sia a livello individuale, nel senso che sono intere civiltà che raccontano se stesse attraverso le storie, appunto l'Odissea piuttosto che l'Iliade,
è il racconto e la presentazione di una civiltà, siamo noi individui che raccontiamo le nostre storie, quindi c'è questo elemento di autobiografia a doppio livello, ok? Collettivo individuale. A livello individuale che cosa c'è di più? Che raccontando storie si impara molto su se stessi e vedrete, io domani vi obbligherò a scrivere una storia e vedrete che scrivere una storia di 200 parole in realtà vi obbliga a un lavoro molto molto approfondito su voi stessi, che poi a un certo punto taglieremo per motivi pratici di tempo ovviamente, ma per quanto sembri una stupidaggine raccontare una storia di 200 parole, voi dovrete fare un lavoro su voi stessi, di ricerca, di analisi e di sintesi, che comunque implica uno scavetto all'interno di voi stessi, no? Quindi c'è un forte coinvolgimento in questo senso e scoprirete probabilmente qualcosa di nuovo su di voi. Il rapporto con gli altri, perché i laboratori di storytelling prevedono sempre la condivisione e questa non è una cosa facile, o meglio, può esserlo in alcuni contesti, in altri è molto difficile e lo vedo per esempio, a Roma stiamo lavorando con i detenuti del carcere minorile. Ovviamente sono ragazzi con un mondo di problemi e diciamo che aprirsi agli altri e raccontare i fatti propri agli altri non è esattamente una cosa che a loro viene spontanea, anzi tendono ovviamente a chiudersi, no? A irrigidirsi. Quindi fare un laboratorio di narrazione in cui la condivisione è uno dei momenti previsti, anche qui insomma c'è dietro un grosso lavoro per riuscire ad arrivare a quel punto. Succede anche tra persone tra virgolette normali, passatemi il termine ovviamente, nel senso che comunque se poi non ci si conosce bene ci si mette un po' a nudo davanti ad estranei. Io su questo ricordo di questo workshop appunto in Turchia, non ci conoscevamo, cioè ogni paese membro del progetto aveva selezionato 3 persone nel proprio paese a cui fare formazione. I paesi erano 6, quindi 6 per 3, 18, eravamo 18 persone provenienti da paesi diversi che dovevamo essere formati su questo tema. Abbiamo passato i primi 2-3 giorni a fare una serie di attività che farò con voi tra oggi e domani per imparare un minimo a conoscerci, per rompere un po' il ghiaccio, e poi dovevamo raccontare la nostra esperienza rispetto all'allargamento dell'Unione Europea, perché il tema era quello, no? Il tema del progetto. Beh, vi dico solo, e poi alla fine abbiamo fatto tutta la registrazione delle storie e c'è stata poi in plenaria la proiezione di queste storie. Tutti ci siamo attenuti al tema, arrivato il momento di un collega ungherese che lavora in un'università di Budapest, ci siamo trovati di fronte a una storia che non aveva nulla a che vedere con l'allargamento europeo. E che vi dico solo, cioè eravamo, immaginate, una ventina di persone a guardare queste storie, tutti che raccontavano, la prima volta che ho viaggiato in Europa, la prima volta che ho imparato, ho sentito parlare un'altra lingua, insomma più o meno i temi erano questi. Lui, la sua storia iniziava con una radiografia e la sua voce sotto che diceva l'anno scorso mi hanno diagnosticato un cancro ai polmoni. Cioè, c'è stato un momento di gelo assoluto nella sala, no? Nel senso che nessuno di noi ovviamente si aspettava questo, e tutta la storiella di 2 minuti è andata avanti su questo. Lui raccontava che era stato operato, che nel frattempo era nata sua figlia e che quindi la nascita di questa bambina gli dava la speranza di essere guarito, di poter insomma continuare a vivere, a crescere con lei, eccetera. Finiti 2 minuti eravamo tutti più o meno con le lacrime agli occhi, però poi abbiamo anche riflettuto sul fatto che, cioè, evidentemente a un certo punto, parlando, raccontando, sentendo gli altri parlare, lui ha avuto l'urgenza di raccontare questo, che non c'entrava nulla col laboratorio sull'allargamento europeo, che non c'entrava nulla con noi che eravamo perfetti estranei per lui, eppure aveva avuto il bisogno di raccontare questa storia. Quindi diciamo che quando uno poi comincia a scavare dentro se stesso, a parlare di se stesso, ci sono dei risultati inattesi
con i ragazzi detenuti a Casal del Marmo a Roma stiamo vedendo questo. Cioè, hanno iniziato a parlare del museo e del loro rapporto con la scienza, perché il tema che abbiamo scelto è quello, ovviamente si tratta di musei, quindi per noi il tema è musei e rapporti con la scienza. Nel corso dei mesi di laboratorio questi ragazzi raccontano tutto, cioè vengono fuori tutte le loro storie di vita, cioè viene fuori proprio la voglia di comunicare, di parlare con gli altri, però non è immediato, cioè succede dopo un po', e succedono cose appunto del tutto inattese, quindi bisogna anche essere, come dire, pronti a saper cogliere anche questi aspetti qui, per cui è, quando vi dicevo che è individualmente molto coinvolgente, lo è, cioè non è solo un fatto tecnico. Se decidete di sperimentarlo, sappiate che vi trovate di fronte, insomma, esseri umani che quando cominciano a parlare possono aver voglia di dire tante altre cose, ecco, quindi il rapporto con gli altri in questo è importante e alla fine ci si trova, diciamo, a costruirsi anche un'identità rispetto agli altri che può essere anche diversa da quella che si pensava. Ora è chiaro che io ormai sono una persona adulta, voi siete comunque persone strutturate, però soprattutto se si lavora con persone giovani si arriva tramite appunto l'introspezione, l'analisi di se stessi, anche a costruire un'identità che molte volte può essere diversa da quella che si pensava. Queste sono così solo alcune, diciamo, delle suggestioni che posso darvi sull'utilizzo appunto della narrazione come metodo autobiografico, però credo che sia importante tenerle a mente, al di là poi del fatto tecnico dello storytelling digitale o di qualsiasi tipo di storytelling. Allora qui entriamo un pochino nel tecnico, come si fa un laboratorio di storytelling? Ci sono dei passi obbligati, e il primo è quello che i nostri amici anglosassoni chiamano briefing. Perché sono tutti termini inglesi? Perché come vi dicevo in realtà è nato in Inghilterra tra l'altro lo storytelling nel 2003, ed è nato grazie a una trasmissione della BBC che aveva registrato una serie di appunto piccole storie di persone comuni, diciamo, su temi soprattutto inerenti al sociale, quindi come percepite la sanità pubblica, come percepite i servizi sociali in Inghilterra, eccetera eccetera. Quindi era, diciamo così, un racconto di storie legate a questi temi. Ne sono venute fuori tantissime, allora hanno realizzato un documentario su queste storie digitali. A quel punto l'Università del Galles ha deciso di studiare questo strumento in maniera più approfondita, appunto anche teoricamente più approfondita, e da lì hanno elaborato anche poi dei manuali tecnici su come realizzare storie digitali. Quindi loro sono 10 anni che lavorano su questo, per cui la terminologia è quasi tutta di tipo appunto anglosassone. Allora, il primo punto, il briefing, la riunione informativa. Allora, ipotizziamo, noi non avremo tempo di montare e di creare delle storie digitali qui, però avremo tempo di crearne fino a un certo punto, diciamo, di arrivare a un certo punto del processo. E ovviamente il tema che io vi do, e cominciate a pensarci, è il vostro rapporto con la cultura, in senso lato ovviamente, scegliete voi se con musei, con teatri, con biblioteche. Il tema vasto è questo, quindi il vostro compito sarà di pensare a questo tra oggi e domani e di produrre qualcosa tra oggi e domani su questo. Se fate un laboratorio, come stiamo facendo noi nel caso del progetto europeo, sulla scienza e la scienza nei musei soprattutto, ovviamente abbiamo il nostro, come dire, pubblico, il nostro gruppo di visitatori scelti, su base che dipende lì chiaramente da chi gestisce poi il laboratorio, e durante la riunione informativa si dice, ok, siamo qui per realizzare delle storie digitali,
siamo qui per svolgere questo laboratorio. Il tema è la scienza nei musei, in senso più o meno lato, quello poi dipende dal museo, dipende da chi sta organizzando il laboratorio. A che cosa serve questa prima parte di briefing? Serve a spiegare quello che si andrà a fare, soprattutto serve a far conoscere le persone. Ora, chiaramente è una fase, perché vi ripeto, queste sono attività che durano qualche mese, quindi il gruppo rimane lo stesso per qualche mese, perché c'è bisogno comunque di creare un minimo di rapporto proprio per arrivare anche a questa famosa condivisione finale. Io non ho idea se voi per esempio oggi qui vi conoscete, né noi abbiamo il tempo di fare un vero e proprio laboratorio completo di storytelling digitale. Però teoricamente nel briefing si spiega quali sono gli obiettivi e si cerca di far conoscere le persone, ok? Quindi cominciare a capire perché siete qui, quali sono i vostri obiettivi, chi siete. Poi li vediamo un po' più nel dettaglio. La seconda parte è la scrittura della storia. È un passo estremamente complesso e ci sono anche qui delle specifiche tecniche. Il problema qual è? Che come vi dicevo esiste una bibliografia estremamente complessa. Io qua vi ho selezionato un manuale, però ce ne sono mille altri. Allora, noi stiamo, come nell'ambito del progetto europeo, noi stiamo seguendo la metodologia dell'Università del Galles, che prevede che la storia scritta, quindi il prodotto finale, al quale però, come vi dicevo, si arriva dopo un processo molto lungo, sia compresa tra le 180 e le 320 parole. Quindi ci sono dei limiti tecnici, è pochissimo, quindi lo sforzo di sintesi è pazzesco, tra l'altro. Poi ve ne faccio vedere alcune di queste storie montate, fatte e finite, per una durata media di 2 minuti, che possono poi diventare 2 e mezzo. Poi è chiaro che poi lo date voi, questi limiti li date voi a seconda di quello che è il prodotto finale che volete ottenere. Questi sono degli standard che vengono utilizzati, perché altrimenti voi capite che poi, come vi dicevo prima, le persone quando iniziano a raccontare, dopo gli devi sparare per fermarli. Quindi cioè, è necessario a un certo punto mettere dei limiti e dei paletti, no? Però è chiaro che dipende da quello che vuoi ottenere come prodotto finale. Loro danno questi limiti abbastanza rigidi, quindi al massimo 2 minuti e mezzo dura la storia fatta, finita e montata, il testo scritto al massimo 300 parole, 320 parole. Come funziona? Che la scrittura poi è comunque legata a delle fotografie, nel senso che ovviamente è un prodotto video, ma non è un prodotto video in cui ci sia da girare un video, ma si tratta di mettere insieme fotografie e un testo scritto che viene letto da chi l'ha scritto. Quindi c'è una voce, c'è una traccia audio, dopo poi vi faccio vedere il dettaglio, ma si usano questi programmi, non so se avete familiarità, tipo Sony Vegas per intenderci, in cui c'è la traccia video, la traccia delle immagini e sotto la traccia audio. Quindi ogni persona, per raccontare la propria storia e farla vedere, deve selezionare delle fotografie, e anche qui loro dicono non più di 10-15, ma perché ovviamente se no non riesci poi a tenerlo compresso in 2 minuti e mezzo di filmino. Allora, però già qui cosa succede? Quindi che io vi dico un tema e vi dico: ok, su questo tema il vostro prodotto finale dovrà essere un video con delle foto scelte da voi, con la vostra voce sotto alle foto, diciamo, che racconta la storia facendo vedere le foto, per non più di 2 minuti e mezzo, utilizzando non più di 300 parole. Quindi io vi do già dei parametri estremamente rigidi. E voi qui dovete fare uno sforzo che è A, pensare alla storia, B, metterla per iscritto e cercare di raccontarla con delle immagini che abbiano un senso, fotografie vecchie, fotografie nuove. Poi qui c'è anche tutto il problema, per esempio, del copyright e della privacy, tra l'altro, perché ovviamente
a noi per esempio in Turchia avevano detto portate delle foto di vostre esperienze europee. Benissimo, io ho portato foto, insomma, io ho vissuto all'estero con la mia famiglia spesso, quindi ho portato foto di famiglia, bambini piccoli, amici. Arrivati là, dice no, i bambini, i minori non si possono, perché poi queste storie vengono messe ovviamente su siti, vengono condivise, no? Lo scopo è la condivisione, quindi non è che rimangono poi per visione personale. Quindi con i minori c'è un problema, con persone, con chiunque comunque c'è un problema, cioè dovresti teoricamente chiedere il permesso di poter mostrare quei visi, quelle persone. Se usi foto che non sono fatte da te c'è il problema del copyright, quindi comunque cercare fotografie che non siano coperte da copyright, no? No, non necessariamente, possono essere anche immagini che sono però significative per la storia, ma lì appunto c'è il problema del copyright, quindi bisogna ovviamente che tutte queste persone siano, come dire, edotte sul fatto che non si può usare qualsiasi materiale ti venga in mente, insomma, che ci vuole un minimo di accortezza. Per cui il processo di scrittura della storia deve andare di pari passo però con queste, diciamo, specifiche indicazioni. Dopodiché, e qui questa è una cosa molto divertente, cioè una volta che la storia è pronta, e quando dico pronta intendo che deve essere pronta per essere registrata, il che vuol dire che ogni parola deve essere pesata, cioè è quello che poi andrà in video. Quindi ci deve essere, come per un attore, diciamo, un testo fatto e finito, pronto da essere registrato. E qui succedono le cose più assurde, perché sia pure, diciamo così, in una stanzetta da soli con un registratore in mano, la gente va nel panico nel registrare la propria voce. Poi si riascoltano e non si piacciono, oppure leggono e si impappinano, saltano la riga, c'è l'esitazione di troppo, c'è la pronuncia sbagliata, ci sono quelli che corrono, no? Perché hanno fretta di finire, e quindi questi 2 minuti diventano 50 secondi perché la storia viene letta tutta di fila. Quindi questo processo della registrazione, che sembra banale, è in realtà un incubo, perché non è facile se uno non è abituato. Intanto, appunto, sei con un microfono, hai un testo da leggere, possibilmente con un tono di voce, diciamo, chiaro, scandendo bene le parole, prendendoti il tuo tempo. Le pause poi dovrebbero essere ovviamente legate alle immagini, però questo viene dopo, proprio perché è così difficile registrare, si dà sempre la preferenza alla traccia audio. E poi le fotografie, il montaggio delle fotografie lo si adatta alla traccia audio, perché altrimenti non si riesce a fare, a meno che uno non abbia a che fare con attori professionisti, ovviamente diventa veramente complicato. Quindi c'è questa parte della registrazione. Ora, io non entro nei dettagli tecnici del tipo di microfono, della stanza che deve essere possibilmente senza eco, eccetera eccetera, perché noi non avremo la possibilità di arrivare a questo, ovviamente, cioè noi tutta la parte tecnica non la faremo, che ci sarebbe bisogno di microfoni, di computer, del programma Sony Vegas e di tempo per montare le storie. Ma tutte queste specifiche tecniche sono a disposizione in questi manuali di cui vi ho parlato, per cui, diciamo, i riferimenti ve li lascio tutti. Una volta registrata la nostra storiella, c'è la parte dell'editing che è fantastica, anche questa è estremamente divertente ed è molto creativo, tra l'altro, tutto ciò, perché già è creativo il produrre una storia, inventarla no, perché è una storia personale, però comunque, diciamo, cercarla nella propria memoria, nei propri ricordi, strutturarla in modo che abbia quel tipo di durata, quel tipo di taglio, legare alla storia delle fotografie o delle immagini. Dopodiché c'è la parte tecnica di editing. Anche qui, devo dire, è un processo di apprendimento continuo pure quello, perché a meno che uno non lo faccia già per mestiere o per diletto, in quel caso lì, per esempio in Turchia, eravamo tutti, diciamo,
professionisti mediamente tra i 40 e i 50 anni, nessuno di noi aveva mai lavorato con un programma di quel genere, appunto questo Sony Vegas, quindi c'è stata prima la parte per capire dove, cioè che cos'è, no? Come si apre, come funziona, come lo salvo, com'è. Dopodiché c'è il montaggio della traccia audio con le immagini, le dissolvenze tra una fotografia e l'altra, gli effetti speciali, lì poi la gente si sbizzarrisce, no? E vengono fuori delle cose anche molto carine, per cui c'è quello molto così quadrato, rigido, che mette le foto in sequenza senza nessun minimo effetto speciale, e c'è quello che invece ti va a cercare la colonna sonora di Momenti di Gloria e la mette sotto a tutta la traccia nei momenti in cui non c'è la voce narrante, no? Quindi c'è un aspetto di creatività che sicuramente è anche questo molto coinvolgente. Come dicevo a loro prima, a seconda del target, passatemi la parola, con cui lavorate, ci può essere anche un interessantissimo aspetto di apprendimento intergenerazionale, per esempio. Noi in Turchia avevamo il partner tedesco del progetto, che era il partner informatico, quindi erano quelli esperti di questo Sony Vegas e di tutta la parte tecnica, ed erano tutti ovviamente ragazzi giovani, i quali poracci si mettevano le mani nei capelli perché si trovavano di fronte a alcuni dinosauri che avevano difficoltà, diciamo, anche a usare Word, per cui capisci che insomma, con Sony Vegas eravamo proprio nell'iperuranio. Però c'è stato questo rapporto molto carino, proprio di dialogo intergenerazionale, di apprendimento intergenerazionale, in cui i giovani hanno effettivamente aiutato quelli un po' più grandi, un po' più dinosaureschi, a avvicinarsi alle nuove tecnologie. E questa cosa sta funzionando, per esempio, con il laboratorio che stiamo facendo con il Museo Civico di Zoologia, non ovviamente nel carcere minorile, dove comunque i ragazzi sono tutti più o meno pratici di queste cose e poi imparano comunque molto più in fretta, ma c'è un laboratorio con anziani di una borgata romana che partecipano alle attività di un centro anziani. Per riuscire a far fare a loro lo storytelling digitale, il Museo di Zoologia che cosa ha fatto? Ha coinvolto una scuola media di ragazzi, per cui in realtà la storia la creano insieme un ragazzo e un anziano del centro anziani, e il ragazzo, diciamo, è quello che ha ovviamente la competenza di tipo tecnico informatico, l'anziano invece è quello che racconta la storia, che ci mette la memoria, se volete, no? Quindi è molto, può essere anche molto bello da questo punto di vista, quindi sfruttare il gap tecnologico che sicuramente in certi contesti c'è, ma sfruttarlo perché possa diventare un'occasione di apprendimento. E quindi l'editing può durare, dipende, cioè dipende chi sono le persone con cui state facendo il progetto. Può durare poco se sono persone, come dire, non necessariamente giovani, ma insomma comunque alfabetizzate da un punto di vista informatico. Può durare molto se sono persone che non hanno mai visto un computer, quindi anche lì, come si dice, pesatevi bene la palla, nel senso che se decidete di farlo dovete sapere con chi avete a che fare, quindi anche i tempi quali sono. Poi c'è il momento della condivisione. Allora, anche qui deve essere chiaro fin dall'inizio che queste storie verranno condivise, cioè che lo scopo non è farsi il filmino di famiglia per casa, cioè, lo scopo è che queste esperienze siano condivise, che c'è un valore nella condivisione. Quindi bisogna che le persone siano consapevoli che ci sarà una condivisione, che può essere a più livelli, può anche rimanere all'interno del, cioè per esempio quello che scriverete voi tra oggi e domani resta tra di noi, no? Però nel caso del progetto europeo di cui vi parlavo, le storie sono sul sito e sono tutte accessibili a chiunque. Quindi bisogna che le persone siano consapevoli, che firmino una liberatoria in cui dichiarano di essere consapevoli e di concordare su questa, diciamo, condivisione. Il livello di condivisione lo scegliete voi, dipende da quello che state facendo, ovviamente, da qual è anche lo scopo del vostro laboratoriuccio o progetto, che dir si voglia. Ci siamo fin qui? Ha senso? Dimmi. Sì. Sì,
No, sì, io appunto nella mia, io ormai ho imparato Sony Vegas e morirò con Sony Vegas, cioè non mi chiedete però qualsiasi altra cosa. Per esempio ce n'è uno che ci sono anche, perché Sony Vegas comunque costa. C'è un sito, se volete dopo ve lo faccio vedere, www.lwks.com, dopo ci andiamo, in cui c'è un programma invece che si usa gratuitamente e che diciamo non ha tutte le funzioni, ma insomma dipende sempre da quello che volete fare, nel senso è chiaro, non stiamo parlando di girare un film da premio Oscar, no? Quindi dipende da quello che volete fare. Lì in Turchia abbiamo lavorato con Sony Vegas perché il partner tecnologico tedesco usava quello e quindi ci aveva dato quello. Adesso col Museo Civico di Zoologia stiamo lavorando con Sony Vegas perché avevamo iniziato con quelli, quindi poi è il solito discorso, uno magari impara una cosa e va avanti con quella per non perdere ulteriore tempo a impararne un'altra, ma insomma assolutamente massima libertà di usare qualsiasi strumento, ecco. Ok, allora io adesso qui vi metto una serie di cose e ne parliamo. Abbiamo detto quali sono i vari passi, no? Ma torniamo a parlare proprio della scrittura della storia. Qui entriamo nel vivo della scrittura della storia e della realizzazione della storia. Allora io vi ho detto, voi domani per le 6 quando finiamo e ci salutiamo avrete prodotto una storiella, massimo 320 parole, minimo 180, fotografie, se qualcuno di voi ne ha a portata di mano e vuole già provare a mettere insieme immagine e testo, perché no? Però ovviamente insomma questo non può portarvi via troppo tempo considerando i nostri limiti. Ovviamente non ci sarà registrazione, non ci sarà traccia audio, però chi di voi sarà arrivato a un prodotto fatto, finito e carino potrà leggerlo agli altri, così avremo anche il nostro mini momento di condivisione. Bene, vi ho detto il tema, il vostro rapporto con la cultura, la prima volta che sono andato in un museo, perché odio l'opera, non lo so, qualsiasi cosa, quello che vi viene in mente, teniamola libera perché ovviamente io non so esattamente voi che storie avete, di che cosa vi occupate, quindi né rappresento in questo momento un'istituzione culturale che abbia un fine specifico, il mio fine è farvi capire come si crea una storia digitale, quindi il tema lo teniamo un po' ampio, ok? Il vostro rapporto con la cultura, perfetto. Il vostro rapporto con la cultura, uno deve cominciare a pensarci, no? Allora sarebbe carino, e in effetti direi che potremmo anche cominciare a farlo, un giro così molto rapido, di quello che gli inglesi chiamano brainstorming, cioè facciamoci venire delle idee, apriamo la bocca, diamo fiato in libertà ai nostri pensieri. Che cos'è per voi la cultura? Qual è il vostro rapporto con la cultura? Vi do per pensarci 30 secondi in cui leggo le altre cose, poi comincio il giro col microfonino, quindi preparatevi. Dopodiché, per farvi sciogliere un po' e abituarvi a raccontare storie, perché c'è chi è abituato a raccontare storie e chi non ne racconta mai, e quindi anche lì bisogna essere pronti a raccontare una storia. Ci sono dei giochi, anche questo è molto anglosassone, però a me piace anche molto perché sono molto pragmatici poi loro. Una serie di giochi, sui manuali ce ne sono una marea, ne ho selezionati alcuni ovviamente perché se no non ne usciamo vivi, ma ci sono giochi che aiutano le persone a raccontare storie. E ne faremo alcuni, così vedrete com'è il processo. A questo punto sarete prontissimi perché avrete cominciato a raccontare storie gli uni agli altri, vi sarete fatti un'idea della storia che volete raccontare voi e c'è da scrivere lo storyboard. Che cos'è lo storyboard? Un file Word, facile, due colonne, da una parte il testo, dall'altra le fotografie che volete abbinare al testo. Quindi che significa? Che la storia più o meno ce l'avete in mente, la suddividete in 10 blocchetti e vi immaginate a quelle frasi
che direte quale fotografia o quali fotografie potrebbero corrispondere, abbinare, esatto. Quindi cominciate, dopodiché in fase di editing probabilmente cambierete, toglierete una foto, ne aggiungerete un'altra, il testo a quel punto non lo cambierete più perché quello è registrato e, come vi dicevo, la traccia audio comanda sul resto, quindi semmai sacrificherete delle fotografie. Però una volta fatta la registrazione, la traccia audio quella è, ma in fase di scrittura della storia siete ancora in tempo per non solo decidere quali fotografie abbinare a quale storia, ma anche che cosa tagliare, cosa aggiungere, cosa mettere. Ripeto, le fotografie, se ne avete a portata di mano e vi viene facile, bene, se no non posso, diciamo, obbligarvi adesso a preparare 15 fotografie. Dopodiché, fatto questo, abbiamo detto c'è la fase di registrazione e di editing, ok? Quindi la scrittura della storia termina così. Ci siamo? Prima di farvi fare il giretto, anzi no, prima facciamo il giretto su che cos'è la cultura e cosa vuol dire per voi cultura. Poi vi faccio vedere qualche esempio di qualche storiella fatta e finita, così capite quale dovrebbe essere il prodotto finale. Beh, comincio da te. No, non va. Dai, sì, e su, dai, così rompi il ghiaccio tu. Ma giusto, cioè così, che ti viene in mente quando io ti dico... Permacultura è toccare, perché sin da quando ero bambina, ogni volta che mi portavano dentro dei musei a vedere qualcosa di culturale, io stavo lì a mettere le mani. Quindi per me la cultura parte proprio dal, sì, dalle mani e that's it. Non lo so, non mi viene molto, però quello che direi di primo a Chitto, riferendomi anche all'inizio suo che mi ha un attimo colpito, è che per me cultura, diciamo, è un rapporto conflittuale, nel senso arrivato al passaggio a che serve, a chi serve, e poi forse trovata la chiave di lettura si sta lavorando su quello, cioè di certo non serve a me a un certo punto per costruire una vita, quello che faccio che non mi fa stare bene non serve neanche alla società, qual è la chiave giusta per sì. Per me prima ancora che dalle mani parte dalla pancia, cioè tutto ciò che ti stimola una riflessione però colpendoti prima emotivamente. Due parole, inclusione e esclusione. Dentro che fuori, in senso lato. Per me invece è il contenuto di ogni persona, cioè la vedo in maniera molto a 360 gradi. Personalmente non mi piace quando la cultura viene vista come una cosa d'élite, perché credo che ognuno di noi è cultura, cioè ognuno di noi ha, non dico radici perché non è la parola proprio specifica, però comunque il contenuto di noi come persone, quindi contenitori, secondo me quello è la cultura, quindi ognuno c'ha, è cultura per me. Sì. Ma per me fondamentalmente è... Cioè se ci penso è emozione e allo stesso tempo suggestione, e però una suggestione che poi mi stimola a pensare. Quindi c'è un prima, una fruizione, però poi c'è una riflessione, sì, sì. O qualcosa comunque che mi rimane, che in qualche modo mi può anche turbare. A mio parere cultura è tutto, cioè non solo ciò che si tocca, ma anche ciò che si vede, che si pensa, che si dice, si esprime nel mondo. Sì, sì, esatto, un termine generico per indicare qualsiasi cosa, diciamo, ecco, tutto ciò che... Tutta la conoscenza di sé. E assorbimento, insomma, di ricchezze d'esperienza anche fatta fuori da un luogo della cultura, quindi da un viaggio, da qualsiasi cosa, insomma, da esperienze tra persone, eccetera, scambi. Scambi tra persone. Sì.
Allora, dal punto di vista della comunicazione io la vedo molto come qualcosa che mette un messaggio e chi è destinatario del messaggio, per cui c'è comunicazione e interpretazione. E quindi è anche curiosità di sentire le interpretazioni di altri, perché a me può suggerire un pensiero, a qualcun altro qualcos'altro. È un po' così, un scambio anche di pensieri. Ecco. Questo è esattamente quello che per esempio non succede in un'istituzione culturale, no? Non c'è nessuna attenzione a ciò che può essere il pensiero degli altri, ma c'è una visione monolitica, no? Sì, anche quando si va a teatro, cioè una rappresentazione, io posso cogliere dei messaggi, un'altra persona può avere messaggi degli altri. Quindi è anche bello che ci sia un scambio, sì, sui messaggi impliciti e per me cultura è un puzzle dove le singole esperienze, i singoli racconti costituiscono un grande quadro, quindi anch'io un po' a 360 gradi. Io mi sono ritrovata molto nella sua storia di vita, nel momento in cui ha capito poi che lavorare nella cultura cominciava ad avere ad essere una missione, se vogliamo, sociale, no? Anch'io da un po' di tempo a questa parte nel mio piccolo, affiancandomi a questa splendida storia, mi sento un po' responsabile di questo, quindi vorrei riuscire a trasmettere, a comunicare, a divulgare ciò che io percepisco, ciò che io trovo di bello nella cultura in senso lato. Quindi diciamo è un divenire, però se dovesse essere una parola sarebbe missione, responsabilità, proprio così, eh. Dunque, per me è una forma di nutrimento, diciamo, tutto ciò che ti permette di vedere quello che non hai visto fino a quel momento. Quindi è una forma di di svelamento pure di altre cose. Per me la cultura è conoscenza, ma allo stesso tempo condivisione di modi di vita, di pensiero e quindi anche confronto fra diversi soggetti. No, per me è molto semplicemente un bagaglio, essenzialmente, un bagaglio di informazioni che sono sia individuali che collettive, che poi ognuno si porta con sé. Su questa idea del bagaglio c'è già un'immagine. No, per me è molto semplicemente, io la racchiuderei in una parola che è quella della curiosità. Fondamentalmente cultura è un approccio curioso a cercare risposte a domande. Per me cultura è l'espressione del singolo e della società. Quindi il bagaglio. Sì, sempre un bagaglio. Dove abbiamo, ci portiamo dentro. Io condivido pienamente la concezione antropologica della cultura, quindi la vedo come una sedimentazione di rimanenze storiche e culturali che entrano in contatto con quella che è la quotidianità e quindi all'interno di questo meccanismo si modificano e si alterano nel corso del tempo. Che cos'è per me la cultura? È un qualcosa che mi affascina ma allo stesso tempo mi inquieta, nel senso che alle volte non riesco a capirlo, ed è proprio una delle mie missioni di vita, o meglio, dei miei obiettivi che mi sono proposto, è quello di cercare di eliminare questo lato inquietante e di capire perché non riesce ad essere affascinante un po' per tutti, o comunque per un pubblico maggiore rispetto a quello che diciamo, ne usufruisce già da ora. Beh, per me cultura è un modo per arricchire se stessi, conoscere, e cercare di rapportarsi con gli altri. Questo. Per me cultura mi torna al passato e capire le origini, come si è evoluto l'uomo. Sì, sì, a me piace tanto. Per me cultura è racconto, con tutto quello che questo implica, quindi racconto individuale, collettivo, che ci viene dalla storia e che mi permette di in qualche modo vivere più vite contemporaneamente. Per me la cultura è la vita, quindi non c'è distinzione o differenza tra diversi tipi di cultura, come spesso si sente dire, la cultura popolare, la cultura d'élite. È un processo,
un processo individuale, personale, ma anche collettivo, e lo scarto secondo me è proprio la consapevolezza, quindi rafforzare questa consapevolezza. Per me cultura è tutto quello che stavo detto sino ad ora da tutti gli altri, ma per utilizzare una parola diversa, nuova, per me cultura è attrazione. E attrazione quindi in ciò che si vede, in ciò che si può dare, e quindi è qualcosa che ti avvicina agli altri, e quindi attrazione, per utilizzare un termine nuovo rispetto a quello che stavo detto sino ad ora. Per me invece è cultura, o meglio invece, riprendendo anche quello che è stato già detto, è il risultato di uno scambio di interazione tra quello che è presente all'interno di un territorio e all'esterno, o anche all'interno del territorio tra le risorse stesse, quindi tutto ciò che si è sedimentato nel corso della storia e ha raggiunto noi, quindi come patrimonio. Beh, a partire da tutte queste cose che avete detto, cominciate a pensare a una storia di 2 minuti e mezzo da raccontare, ok? Quindi a qualcosa, ovviamente, tornando a quello che si diceva prima, un percorso lineare con un inizio e una fine. Cioè dobbiamo ridurre, passatemi la parola, quello che avete detto a una storia che può quasi sfociare nell'aneddotica, se volete, no? Cioè diventa una storia personale che può essere un momento della vostra vita, un'esperienza, un aneddoto, quello che volete, ma che racchiuda tutto quello che avete detto. Capite che lavoro che è? Cioè tradurre questa complessità in un esempio pratico, in una storia con un inizio e una fine, breve, concreta, vostra, personale, che possa diventare paradigmatica di quello che avete detto. Vi racconto, e dura un po' più di 2 minuti, ma passatemela, quello che per me è cultura, perché io, appunto, come diceva lei, la missione, no? Cioè uno a volte poi si sente, si domanda, ma perché? Perché sto facendo tutto questo, no? Ma qual è il senso? Soprattutto vi dirò, io mi trovo adesso alle prese con 2 figli adolescenti, uno ha 18 anni, deve scegliere cosa fare nella vita, e mi ha detto: mi piacerebbe tanto studiare storia, ma poi faccio la fine tua. Ovviamente intendeva da un punto di vista, come dire, di guadagni economici, no? Nel senso che lui dice: sì, bellissimo studiare storia, filosofia, archeologia, quello che ti pare, ma poi... E poi mi fa l'esempio e mi dice: c'è Balotelli che guadagna quello che tu non guadagneresti in 100 vite. Allora è chiaro, no, che poi ovviamente lì ci sono 1000 discorsi che uno potrebbe fare su questo tipo di rapporto col denaro, no, che qual è il valore poi che si dà alla cultura, perché poi tutto sommato viviamo anche in un paese in cui è poco valorizzato, è poco riconosciuto anche come ruolo, quali sono i valori dominanti, eccetera, eccetera. Quindi, allora, però, trovandomi a dover dare delle risposte, ovviamente, io spesso rifletto, no? Chiaramente la mia risposta è: non dovete monetizzare tutto, non è solo il valore economico, no? C'è il valore sociale, eccetera, eccetera. Però questo poi ti porta anche a riflettere: io che cosa sto facendo, no? Perché lo faccio? Perché poi comunque è un lavoro faticoso, è un lavoro che, appunto, poi da un certo punto di vista non ha tutte queste gratificazioni, a volte è difficile mettere insieme il pranzo con la cena, e uno si domanda perché, no? Spesso succede. Allora io però ho avuto la fortuna di vivere un'esperienza che ha dato poi le risposte a queste domande, e da lì poi non mi sono più, diciamo, mossa. Perché tra il 2004 e il 2007 io ho lavorato a Rebibbia maschile con detenuti adulti, abbiamo fatto un corso di formazione che era finanziato dalla provincia di Roma per detenuti che dovevano diventare operai di scavo archeologico. Cioè all'interno del territorio di Roma e della soprintendenza c'era una richiesta di operai specializzati. Ve la faccio breve: i vecchi operai specializzati in scavo archeologico non ci sono quasi più come generazione, i nuovi operai sono quasi tutti immigrati provenienti da altre culture che non hanno quel sapere che i vecchi operai invece italiani avevano sul patrimonio, sul bene culturale, per cui ora ci troviamo ad avere negli scavi archeologici o gli archeologi o gli operai non specializzati, manca quella fascia intermedia di operaio
specializzato in scavo archeologico. Quindi c'era venuta questa richiesta dalla soprintendenza, la provincia di Roma finanziava corsi di formazione, abbiamo messo insieme le due cose, abbiamo creato questo percorso. Quando siamo stati lì abbiamo anche scoperto che all'interno del carcere la soprintendenza qualche anno prima aveva svolto uno scavo archeologico, perché Re Bibbia sorge a Roma, diciamo, è facile, in zona archeologica, c'era una villa suburbana che era stata scavata, i materiali, una necropoli, quindi tutti, diciamo, i resti umani e i materiali delle tombe, erano nel carcere in un magazzino di cui peraltro nessuno aveva più le chiavi, no? Per cui questa cosa, ma il magazzino, va, le chiavi, boh, forse il direttore, forse Tizio, forse Caio, insomma, quindi questa era la situazione. Allora, nel fare questo corso di formazione abbiamo chiesto la possibilità di usare quei materiali per fargli fare anche delle simulazioni di scavo e per allestire un piccolo museo dentro il carcere, in uno dei corridoi del carcere. Dopo 3 anni di lavoro matto e disperatissimo, oserei dire, ce l'abbiamo fatta, è venuto fuori questo piccolo museo archeologico, veramente un grosso successo in termini di integrazione sociale, diciamo così. Però che cosa vi voglio dire? Allora, io sono entrata lì nel 2004, a settembre 2004, un giorno mi chiamano e mi dicono: venerdì vai a Re Bibbia, noi dovevamo fare sia la progettazione del corso, sia le docenze, sia poi l'allestimento del museo, noi intendo ECOM. Abbiamo selezionato una serie di docenti, ma c'eravamo anche noi come docenti. Mi sono trovata in quest'aula di 20 detenuti tra i 40 e i 60 anni, e io dovevo, il mio modulo era storia antica. Io ho detto, boh, cioè non lo so, nel senso che non ho idea da che parte cominciare, perché poi come sempre succede in queste cose, ti danno il finanziamento e ti dicono sì, ma devi iniziare entro 10 giorni, altrimenti perdi il finanziamento, quindi fai tutto di corsa, vai là e ti trovi di fronte a queste persone e dici, vabbè, storia antica, cioè quale potrà mai essere il valore della storia antica per questi uomini che mi trovo di fronte, no? Uomini che avevano avuto ovviamente percorsi di vita in cui la storia antica, diciamo, non aveva molto, molto diritto di cittadinanza, ma soprattutto uomini che ci guardavano, a me e ai miei colleghi, dicendo, ma a voi quanto guadagnate al mese? E che poi di fronte al racconto delle nostre vite, delle difficoltà, no, di questo settore così complicato, così difficile, delle scarse, diciamo, entrate da un punto di vista economico, rimanevano con gli occhi di fuori, perché tra l'altro avevo un'aula di 12 narcotrafficanti, per cui capite bene che era gente che viaggiava su livelli, diciamo così, di guadagno, di cifre che, cioè, ci guardavano come si guardano dei poveracci, no? Come a dire, bah, cioè, ma perché fate questa vita? Quindi l'approccio è stato quello, la storia antica non sapevo veramente come farcene entrare. Cioè, alla fine è stato un percorso lunghissimo, lavorando con i materiali anche, con gli oggetti di questa necropoli. E il primo impatto è stato, c'erano questi ceramiche povere che loro toccavano e dicevano, ma questa è veramente roba di 2000 anni fa, ma questa l'ha fatta un uomo che è vissuto 2000 anni fa. E da lì, no, uno poi si trova gli agganci, diciamo, no? Abbiamo trovato faticosamente un aggancio, un modo per far vedere certe cose e far capire quelli che per noi erano certi valori, senza alcuna certezza che questi valori passassero, perché diciamo che la seconda domanda è stata, ma se me la vendo quanto ce faccio rispetto alla brocchetta della trovata nella tomba? Quindi ovviamente c'era da superare quel tipo di discorso di valore prettamente economico per parlare di valore storico, culturale, sociale. È stato un percorso che è durato 3 anni. Alla fine del quale, no, guarda, ho 2000 episodi che potrei raccontarvi su come sono cambiati questi uomini e quanti di loro, cioè alla fine del corso uno di loro mi ha detto, io sono diventato un'altra persona grazie a quello che mi avete insegnato voi, che non è la storia antica in sé, no? Ovviamente, perché poi quelle sono informazioni che probabilmente di qua sono entrate e di là sono uscite, non è, ovviamente non puoi pensare che sia il fine, no? Però era un mezzo per parlare anche d'altro.
A me è rimasto impresso un episodio. Molti di loro sono adesso fuori, appena usciti fuori, mi chiamò una radio, Radio 1, perché il museo quando fu inaugurato finì in prima pagina sul Corriere della Sera, perché ovviamente non era proprio una cosa così convenzionale, no? Inaugurare un museo archeologico dentro un carcere. Mi chiamò la radio, Radio 1, dicendomi possiamo farle un'intervista su questo progetto. Dico, bello, ben venga, come no? E mi chiese di intervistare però anche uno dei detenuti. Tra quelli, diciamo, che avevano partecipato, ce n'erano alcuni che sapevo che non avrebbero mai accettato, altri che non erano poi forse neanche in grado di comunicare benissimo. Insomma, ne ho individuato uno e gli ho chiesto se era disposto a parlare alla radio, a essere intervistato e a raccontare l'esperienza. C'è stata un po' di resistenza, sempre per quello che vi dicevo prima, che poi sono persone non abituate a raccontare i fatti propri, comunque, no? Per deformazione professionale, cioè una chiusura proprio alla comunicazione esterna. Quindi c'è stata un po' di resistenza, alla fine ha detto vabbè dai, mi faccio intervistare. Allora c'è stata questa intervista registrata in momenti diversi, hanno intervistato prima me, poi lui e poi hanno montato insieme. Lui chiaramente ha voluto sapere prima, ma che mi chiedono, che devo dire? E l'intervistatrice è stata molto carina, ha detto no, guardi, niente di, soltanto qual è stata la sua esperienza rispetto a questo corso, cioè che cosa ha imparato, che cosa le è rimasto, no, di questo. Allora va in onda l'intervista, io non avevo sentito chiaramente la parte sua finché non è andata in onda tutta insieme, e l'intervistatrice gli chiede allora che cosa ha imparato da questo corso? E lui ci girava un po' intorno, faceva no, beh, per me è stato importantissimo, io ho imparato un sacco di cose, e questa insisteva, sì, vabbè, ma ok, ha imparato tante cose, ma nel concreto che cosa le è cambiato, cioè ha inciso sulla sua vita? E beh sì, mi ha fatto cambiare il modo di pensare, i beni culturali, queste cose qua, insomma prima non è che... Sì, ma in concreto, in che cosa è cambiata la sua percezione del patrimonio, dei beni culturali? E lui dagli che ci girava intorno, alla fine lei dice, no, mi deve fare un esempio concreto. E lui, oh, e io prima ci pisciavo sopra i monumenti. Cioè, e là, diciamo, è stato come dire... No, l'apoteosi di quell'intervista che è andata in onda poi così, non l'ha tagliata giustamente perché non c'era da tagliare, però era esattamente la misura, no, di quello che lui voleva dire, cioè prima per me non valeva nulla, no, erano cose su cui appunto faceva quel che faceva. Dopo era diventato invece qualcosa da, quantomeno da rispettare, da conoscere. Quando è uscito lui poi di prigione, ha acchiappato sua moglie, le sue figlie, la nipotina, e le porta al Colosseo, e le porta a Villa Adriana, e le porta al Museo della Civiltà Romana, e dice, cioè queste sono cose, quantomeno la gente deve conoscerle, deve sapere che ci sono, no? Poi, ovviamente, allora, quell'esperienza che comunque vi ho sintetizzato, perché 3 anni, vi potete immaginare quante ne avrei da potervi raccontare, però quello per me è stato toccare proprio con mano che ha un senso quello che si fa, perché ho visto negli occhi di questa gente la scintilla proprio del capire che c'è qualcos'altro. Poi di molti di loro ho perso le tracce, saranno tornati a fare quello che facevano prima, cioè non ho la pretesa di dire che la cultura può cambiare le persone, però può innescare dei processi e quantomeno attivare delle riflessioni anche per persone che sono lontane mille miglia, no? Dalla fruizione, dall'apprezzamento, eccetera, eccetera. E quindi quella famosa missione, quel famoso ruolo sociale, tutto sommato un senso ce l'ha. Dopodiché se ce l'ha per gente di quel tipo lì, quindi comunque belli radicati nelle loro profonde convinzioni, immaginatevi il potenziale che c'è su persone un pochino più forse anche disponibili e disposte, no? Ad ascoltare, ad essere influenzate. Poi è sempre un fatto di scelte, ok? Di decidere se andare a vedere la partita di pallone, va bene lo stesso, non è questo, ma la consapevolezza, cioè il sapere che certe cose ci sono ed esistono. www.details è scritto e giocava chiaramente sulla parola details,
dettagli e tales, storie in inglese, ed è un acronimo, Digital Education Through Adult Learners, EU Enlargement Stories, quindi era, come vi dicevo, quel progetto che aveva come scopo quello di insegnare il digital storytelling e aveva come soggetto l'allargamento europeo. Allora, qui trovate, vabbè, raccontato il progetto, ma nella parte, per esempio, italiana, vedete che qua ci sono le bandierine, aspettate perché col microfono non è proprio facilissimo andare su e giù. No, vabbè, aspetta. Ecco, qua ci sono le bandierine, ci sono le storie in varie lingue. Io ho cliccato sulla bandierina italiana e qui c'è il manuale di formazione in italiano, in cui trovate tante informazioni utili, alcune delle cose che vi ho detto, l'elenco di tanti possibili giochini, tra cui quelli che cominceremo a fare noi tra poco, e poi ci sono una serie di storie digitali. Sì, aspetta, vado sulla... Allora, guarda. Ecco, questo è, diciamo, la pagina principale. Bandierina italiana. Questo è stato un progetto biennale, era proprio multilaterale, era un multilaterale, un Grundtvig multilaterale, e nell'ambito del quale ogni partner doveva, come vi dicevo, selezionare 3 persone da formare al digital storytelling, e queste 3 persone provenienti da contesti diversi dovevano poi disseminare, altra parola che piace molto a livello di Unione Europea, le proprie conoscenze nei settori di competenza. Per quel che riguarda il settore culturale ero stata appunto scelta io, ho fatto la formazione in Turchia e poi l'ho replicata al Museo Civico di Zoologia. E da lì poi abbiamo presentato il nostro progetto in digital storytelling. Quello poi magari dopo, non c'è ancora un sito pronto perché abbiamo un partner che si occupa della comunicazione che è un po' lentucci, queste sono gioie e dolori del partenariato, che a volte hai dei partner che sono delle spade, altre volte un po' meno, però siamo tutti insieme sulla stessa barca e io devo fare il cerbero della situazione. Comunque prima o poi avremo un sito anche per quello, allora ve ne faccio vedere 2 o 3, non lo so, poi vediamo se vi ispirano. Questa è carina perché in qualche modo ha a che vedere con la cultura. Questa giovane signora lavora al Museo Civico di Zoologia e quindi questa storia lei l'ha registrata, l'ha preparata alla fine della formazione che abbiamo svolto presso il Museo Civico di Zoologia. Vado, l'audio c'è, vero? Procedo. Basso però, eh? È basso, più che altro poi si ferma. Aspetti, eh? E selezionato cuffie, che devo fare qui? Cuffie, va bene così. Ok, quindi lo lasciamo così e mettiamo. Riprovo? Maria. Aveva una casa con un giardino bellissimo, con tanti fiori e tanti animali, perfino uno struzzo. Tutti i giorni, dopo scuola, andavo al mare e facevo il bagno nell'oceano indiano. Avevo tanti amici, era bellissimo. Quando ho finito il liceo, sono dovuta tornare definitivamente in Italia per fare l'università. Ho detto addio a tutto. Si è creata dentro di me una linea che separava il prima e il dopo. È stata molto dura.
Adesso è diverso. Ho una famiglia che mi sopporta e un lavoro che adoro. Lavorare qui, al Museo di Zoologia, mi aiuta in qualche modo a mantenermi in contatto con una parte della mia vita che pensavo interrotta per sempre. E mi ha fatto scoprire degli aspetti di me che non sospettavo. Ho scoperto che mi piace stare con gli altri, sia piccolissimi che grandi, sia italiani, francesi o inglesi. Ho capito anche che è proprio la diversità degli altri ad arricchirmi continuamente e a mantenermi vitale. Ora, il prima e il dopo non esistono più. In Africa e invece immagini poi attuali, lei con la famiglia, il suo lavoro e questa, diciamo così, ricostruzione della frattura. Lei ha usato, avete visto anche dei piccoli effetti speciali, no? La foto che si scompone e che poi si ricompone, la foto rotta in due e che poi di nuovo invece si ricongiunge, e raccontando del suo lavoro al museo come un lavoro in cui ha, diciamo, ricondotto poi all'unità questa sua voglia di comunicare con gli altri, di nazionalità diverse, di età diverse, eccetera, eccetera. E questa è una. Però ovviamente per lei è stato, come dire, un parto lungo e doloroso il tirar fuori questa storia. Quindi in due minuti lei poi ha dovuto condensare tutto questo. Qui c'era un'altra. Sempre di una ragazza che lavora al Museo Civico di Zoologia. Vedete, sono sottotitolate in inglese perché ovviamente è sul sito di questo progetto europeo, quindi deve essere in qualche modo. Mi chiamo Elisa Rinaldi e nel 2001 ero una giovane universitaria romana, forse troppo romana. Sentì il bisogno di volare via. Così comprai il biglietto e il 22 agosto atterrai, insieme alla mia amica Sara, a Gatwick. Benvenute a Londra! Disorientate, smarrite, al nostro primo viaggio vero ci recammo presso l'ostello, nel quartiere di Brixton, che ci sembrò una piccola Harlem europea. Diventò la nostra casa, un alloggio ostile all'inizio. Dovevamo asciugare i panni nella stanza, lavare i piatti in un minuscolo lavandino, usare la valigia come tavolo per mangiare. I soldi erano pochi, mi misi subito in cerca di un lavoro. Mi presero come cassiera presso il Burger King di Victoria Station. Con un inglese maldestro dovevo battere scontrini su complicati menù inglesi. Ma bastò una settimana e cominciai ad entrare nella quotidianità londinese. Presi confidenza con il pittoresco bus rosso che mi portava dalla periferia di Brixton alla centralissima Victoria Street. Passavano i giorni e io mi sentivo sempre meno romana, sempre più londinese. Frequentavo giovani inglesi, francesi, spagnoli, con i quali giravo la città. Piccadilly Circus, Camden Town, il Tate, l'esilarante carnevale caraibico di Notting Hill. Quel viaggio verso l'ignoto si era trasformato in una meravigliosa avventura. Abbandonai le prime insalate, gli improbabili pancarré, e con il primo stipendio mangiai tanti buoni muffin a colazione, abbondanti piatti di carne e patatine nelle steakhouse a cena. Con sorpresa sentii nostalgia al momento di ritorno a casa. Quella città si era trasformata dal bosco sconosciuto dei primi giorni nella mia nuova casa. Ora sono una persona più ricca, capace di convivere con una cultura diversa, parte di una famiglia più grande, un po' meno romana forse, di certo più europea. Lei ha dato un taglio più aderente al tema, volete, che era questo appunto del sentirsi cittadini europei, e avete visto che anche qui lei ha usato fotografie sue personali,
piuttosto che immagini, no? C'era il dollaro, c'erano fotografie di Londra, in parte fatte da lei, in parte trovate su internet. Poi ce ne sono altre che invece hanno mirato decisamente sul personale. Anche questa è una persona del Museo Civico di Zoologia, anche qui avevamo dato come tema il rapporto con la scienza e la cultura. Lei, dopo una settimana di corso, diciamo, e di analisi su se stessa, su quelle che potevano essere le storie da raccontare, ha partorito questa, che è una storia che non c'entra nulla con il museo, una storia personale di una sua sofferenza, diciamo, personale. La mia famiglia è composta da me, da Marco e da Marta. Fino ad un anno fa c'era anche Ila, che ha accompagnato la nostra vita per ben 17 anni. Ila ha fatto il suo ingresso a casa nei primi mesi del 1994 per una promessa mantenuta. Da quando era nata Marta si succhiava il pollice. Quando compì 6 anni le chiedemmo che cosa volesse se smetteva di succhiarsi il dito e lei rispose un cagnolino. Noi propendevamo di più per un pesce rosso o per degli uccellini, ma lei, per dimostrarci quanto ci tenesse, nel giro di pochissimi giorni smise. Così qualche giorno dopo un'amica che viveva in campagna ci telefonò. Il suo cane era tornato a casa portandosi dietro 2 cuccioli. Andammo e tornammo a casa con Ila, timida e impaurita. Ila è diventata la sorella che Marta non aveva avuto. E quando mi chiedevano quanti figli avessimo rispondevo sempre 2, Marta e Ila. Ma negli ultimi 2 anni Ila non camminava quasi più. Non ci rassegnavamo a vederla peggiorare. L'idea che potesse soffrire, come avevo visto soffrire mio padre, mi faceva stare malissimo. Una notte Ila ci fece capire che non ce la faceva più a sopportare il dolore e capimmo che non dovevamo essere così egoisti da volerla tenere con noi per sempre. La portammo dal veterinario e le demmo l'ultimo addio. Non siamo ancora pronti ad avere un'altra Ila nella nostra vita, almeno per ora. E vedete che qui abbiamo mirato di nuovo sul personale, no? Senza capire poi in realtà come avvengono questi processi, però appunto bisogna sapere che ci possono essere prodotti, diciamo, inattesi. Poi è chiaro che dipende sempre da voi, da quello che state facendo e da perché lo state facendo, se questi deragliamenti possono essere poi accettati in quanto frutto comunque di un'attività comune svolta insieme oppure no. Cioè, questo è chiaro che dipende da chi gestisce il laboratorio, da chi gestisce l'attività, quanto rigidi poi si è sul prodotto finale. Però le persone poi a un certo punto vanno a briglia sciolta, cioè quando attaccano a parlare, a riflettere su se stessi, sulla propria vita, succedono cose veramente inattese. Io avevo pensato a queste 3, fatemi vedere se ce n'è per caso qualche, perché le altre sono tutte in inglese, quindi forse non è, non so, insomma, questa l'abbiamo vista, queste sono... No, vabbè, era per farvi vedere qual è poi anche qui la varietà di strumenti che si possono usare e di temi che si possono usare. Ci siete? Avete domande su questo? Vedete che anche la creatività nel montaggio... Senza microfono, anche da casa non si sente. Hai ragione, me l'avevo dimenticato. La creatività nel montaggio è molto personale. Avete visto l'uso di effetti più o meno speciali e l'importanza della voce. È chiaro che la voce, la traccia audio, come vi dicevo, è quella che comanda, no? Perché il tono di voce, il ritmo che si dà alla narrazione fa la differenza e le immagini poi devono seguire in qualche modo quel ritmo. Questa è una parte effettivamente molto difficile, a cui, ripeto, noi non arriveremo, però vabbè, sappiate che è una parte complicata. Sul manuale trovate parecchie dritte e suggerimenti su come risolvere, diciamo, questo tipo di problemi se ve li troverete di fronte. Ora io direi che, se voi siete d'accordo, adesso è 12:50, direi di fare una prima un primo giochino che rientra nel nostro schema di scrittura della storia. Cioè, noi domani pomeriggio dobbiamo uscire da qua con le vostre storie più o meno scritte, ok? Quindi più o meno la giornata di domani
se ne andrà per quello. Oggi pomeriggio vorrei provare con voi queste attività che servono invece a, come dire, abituarvi a raccontare agli altri, a raccontare ad alta voce, a raccontare comunque cose anche senza senso, faremo dei giochini che sono dei nonsense assoluti, però servono a stimolare anche un po' la fantasia. Poi tornate a casa, riflettete sulla storia, se avete appunto fotografie che volete abbinare, proviamo a fare questo gioco dell'abbinare l'immagine a un testo scritto, perché anche questo è un processo che non è semplicissimo. Se lo fate voi, poi vi diventa anche più facile capire quali sono le difficoltà che altri possono incontrare nel farlo e capite anche un po' come guidarli. Quindi cominciamo con uno di questi giochini che consiste nel intervistare, aspettate perché qui vorrei chiudere, allora nell'intervistare la persona che avete accanto, mezzogiorno e 10, a mezzogiorno e un quarto finiamo, arrivo, e poi brevemente dite a tutti chi è la persona che avete accanto e che cosa avete capito di lei o di lui, ok? Cominciamo con questo. Vai, scusami. Non ti sento, scusa. Sono uscita due giorni prima, per cui sono delle mie idee prima della pausa. La metodologia mi sembra abbastanza geniale, cioè che non ho ancora ben focalizzato. Sì. E se viene l'ultimo, sì, sia la condivisione, diciamo, fino a se stessa, allora, fa parte di un percorso di cui questa è una tappa. Chiaramente il fine ultimo dall'istituzione o dall'ente che organizza l'attività. Allora, io quello che posso dirti è, per esempio, qual è il fine ultimo nello specifico del Museo Civico di Zoologia con cui sto lavorando per questo processo, progetto europeo, ok? Qual è lì il fine ultimo? Lo storytelling è uno strumento. La narrazione personale autobiografica è uno strumento per avvicinare queste persone alla conoscenza scientifica, in particolare alla scienza così come è esposta nel museo. Lo storytelling a cosa serve? Serve perché si chiede a queste persone di raccontare qual è la loro esperienza di scienza al museo. Partendo da questa esperienza, ovviamente il museo che cosa capisce? Capisce quali sono le barriere, quali sono gli ostacoli, quali sono gli aspetti su cui lavorare o non lavorare per facilitare il dialogo con queste persone. Quindi si va a scavare nella vita personale, nelle esperienze personali, per capire qual è la rilevanza che la scienza ha nella loro vita, la rilevanza che il museo ha nella loro vita e che cosa il museo può fare per favorire il loro rapporto con la scienza. Nello specifico parliamo di un museo scientifico, quindi quello è lo scopo. Ed è un museo scientifico che vuole interagire con fasce svantaggiate della popolazione. Quindi sta facendo questo lavoro con detenuti di un carcere minorile, rifugiati politici, anziani dei centri anziani delle periferie romane e anche con un gruppo di non udenti, quindi c'è anche, diciamo, uno svantaggio fisico. E poi su quello però ovviamente ci sono problemi poi nell'uso di uno strumento così. Quindi, ed è un tentativo di vedere se questa metodologia aggiunge qualcosa nel rapporto con questo tipo di persone. Perché come vi dicevo prima, questa è una metodologia molto usata in contesti sociali, come raccontava anche lei prima, per esempio in contesti sanitari, molto spesso con immigrati si fa questo tipo di attività per tirar fuori da loro quali sono, per esempio, le resistenze o gli aspetti positivi o quelli negativi nell'avvicinarsi a determinati ambiti, no, della sanità. Per esempio in Inghilterra hanno fatto questo lavoro con donne musulmane per parlare del discorso delle mutilazioni degli organi sessuali femminili, delle bambine, no? Hanno usato lo storytelling per ascoltare le storie, per capire perché, qual è la resistenza culturale ad accettare invece di vivere in un paese dove queste cose non si fanno, perché non si fanno, quali sono
i retaggi, eccetera, eccetera, eccetera. E il racconto, la storia è stata usata per cercare di migliorare poi il dialogo tra le strutture sanitarie e queste comunità di migranti. Quindi ovviamente lo scopo dipende da chi organizza l'attività. Questo è solo uno strumento, per cui lo piegate, diciamo, voi ai vostri scopi. Ci sono ambiti in cui siamo proprio al terreno vergine, per esempio in Italia nei musei, questa è la prima attività che si fa in questo senso. Come dicevo a lei, io non sono certa che funzioni con tutti e sempre. Ci sono, secondo me, delle situazioni in cui funziona di più, situazioni in cui probabilmente funzionano meglio altre cose, ma siamo in una fase di totale sperimentazione. Però può essere usato come strumento di coinvolgimento attivo delle persone, strumento partecipativo, molto potente. Ovviamente dovete individuare l'ambito e lo scopo, e bisogna che ci sia una regia chiara, perché sennò diventa una cosa fine a se stessa e non ha senso fine a se stessa. Cioè, è chiaro che deve essere inquadrato e deve avere un fine. Cioè, l'esperienza personale perché? A che vi serve sapere che cosa pensa Tizio Caio del museo? Perché il museo vuole andare incontro ai suoi visitatori, questa per farvela, diciamo, semplice, nello specifico. Un po' più ampia di così, perché non è una semplice indagine sul non pubblico, no? Cioè sì, è anche quello, perché poi viene fuori, non vado al museo perché, viene fuori sicuramente anche questo, non mi riconosco in questo tipo di scienza. Voi una cosa che è venuta fuori, per esempio, dai rifugiati politici è: non ci verrò mai nel vostro museo, alla direttrice del Museo Civico di Zoologia, perché voi raccontate la scienza da un punto di vista occidentale, ma d'altronde la conoscenza scientifica così come è esposta nei musei è un frutto tipicamente occidentale, quindi parliamo forse di altri modi di fare scienza o di vedere la scienza, per cui diciamo è un'indagine sul non pubblico, ma ovviamente non solo in termini quantitativi, qualitativi, di ruolo sociale del museo, eccetera, 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 per cui va sicuramente inquadrata. Adesso noi qui invece lo stiamo facendo in maniera, se volete, poco inquadrata, nel senso che stiamo giocando su questa idea del che cos'è per voi la cultura, ma solo perché voglio farvi capire com'è il processo. È chiaro che non stiamo nell'ambito di un processo strutturato, di un lavoro che duri mesi, eccetera, eccetera. Abbiamo 2 giorni per farvi capire quali sono le potenzialità e un minimo darvi degli strumenti. Poi dovete studiare. Non può bastare questo, se decidete di usarlo in qualche maniera. Prego. No, io ho una curiosità, vorrei sapere qual è la differenza, vabbè, diciamo la differenza si intuisce, nel senso, però quale apporto in più può fornire questa metodologia rispetto ad altre che sono già state testate nel corso degli anni, possono essere poco più, le interviste in profondità, comunque sono una marea di strumenti. Assolutamente. Allora, direi che innanzitutto è la durata del processo, perché come ti dicevo questo non è un lavoro che si può fare in un giorno, in 2 giorni, ma tu lavori con un gruppo di pubblico reale o potenziale, parlo sempre per un museo, ovviamente poi adattatelo ai contesti che volete, e ci lavori per mesi. Perché lavori sul significato profondo di che cosa loro intendono per scienza e cultura scientifica. Quindi vai molto più in profondità rispetto a un focus group che dura comunque poche ore, un'intervista non ne parliamo, e soprattutto obblighi la persona a fare un lavoro in profondità su se stesso, per cui la risposta che hai non è la risposta immediata che ti viene data in un'intervista, e che molto spesso è più la risposta che l'intervistato pensa che l'intervistatore voglia sentirsi dire o dare, diciamo, no? Non è quasi mai frutto di una riflessione, ma per ovvi motivi, insomma. Invece in questo caso c'è una riflessione molto profonda da parte di chi partecipa, a monte c'è una riflessione molto profonda dell'istituzione che ti propone questo tipo di attività in termini di che cosa voglio sapere, che cosa voglio ottenere, quanto poi sono disposto a tener conto di quello che ottengo. Perché per esempio il Museo Civico di Zoologia, facendo questo lavoro, è chiamato a ripensare il modo in cui espongono
non solo gli oggetti, ma in cui propongono la conoscenza scientifica. Perché, per esempio, no, si sono sentiti dire, sempre chiaramente è molto interessante il dialogo anche con culture diverse, ma si sono sentiti dire che cioè che non c'era una chiara idea di che cosa volesse dire un animale estinto. Allora loro esponevano alcuni animali dell'ultimo esemplare, una specie di pinguinone enorme che si chiama Alca in penne, il cui ultimo esemplare è morto alla fine dell'Ottocento, e loro ce l'hanno lì bello impagliato, e lo espongono dicendo questo è l'ultimo, l'unico, no, esempio di un'alca in penne prima che si estinguesse. E si sono trovati di fronte a domande tipo: che vuol dire che è estinto? Che non esiste più? Ma in che senso non esiste più? E perché non esiste più? Sono stati gli esseri umani a far sì che non esistesse più? E com'è possibile che siamo arrivati a questo? Allora, qualcosa che per noi è assolutamente, cioè i bambini delle elementari sanno, no, che i dinosauri si sono estinti, perché comunque fa parte della nostra cultura insegnare l'estinzione, no? Mentre in altre culture questo concetto di estinzione non c'è. Allora loro chiaramente si trovano a questo punto, cioè se vuoi lavorare con quelle persone devi cambiare il linguaggio o spiegare quello che tu invece dai per scontato, no? Che cos'è l'estinzione. Quindi ovviamente deve essere molto chiaro anche da parte di chi lo fa che cosa poi intende farci coi risultati, insomma, no? Se intende fare qualcosa oppure no. È come la guida della National Gallery a Londra, che di fronte a una ragazza orientale che chiedeva: ma che cos'è? Questa guida era, si stava sperticando in una spiegazione della pittura fiamminga nella sala fiamminga della National Gallery, e questa ha alzato il ditino e ha detto: ma che vuol dire fiammingo? Cioè aveva difficoltà con l'aggettivo fiammingo, e la guida è diventata color rosso cartellina tua, stava per morire, e le ha detto: se non sai cosa vuol dire fiammingo è inutile che tu venga in questo museo. Allora se sì, però questo è lì, poi successe di tutto, ovviamente ci fu una, però la signora in questione diceva: ma io non posso partire da zero, io non posso, mentre faccio la mia visita guidata alla National Gallery, spiegare che cosa vuol dire fiammingo, perché se no non la finisco più. Cioè io qua do per scontato che chi viene sa che cosa vuol dire fiammingo, no? Cioè questo era il suo punto di vista, che da un certo punto di vista è comprensibile, insomma, comprensibile è una parola forte, però capite poi qual è l'equivoco. Cioè il Museo Civico di Zoologia ha sempre usato la parola estinzione. Se uno va là e dice: io non so cosa significhi che un animale è estinto, la reazione può pure essere: vabbè, cioè se non lo sai, prima studia e poi vieni qua. Cioè un po' c'è questa idea del dire: ok, se devo mettere in discussione tutto, da dove ricomincio? Cioè devi essere pronto a mettere in discussione tutto. Questo tipo di attività ti fa mettere in discussione parecchio, sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista della istituzione che propone queste cose. Persone, nel senso, per quale motivo io seleziono un determinato anziano, un centro anziano? Guarda, è che dipende, di nuovo dipende da chi sei e che cosa vuoi fare. Allora, in questo caso, come ti dicevo, si parte da un'esperienza di questo museo, che è un museo che da molti anni sta cercando di lavorare con pubblici adulti non convenzionali. Perché loro sono, non so se avete familiarità con Roma, ma insomma loro sono praticamente all'interno del giardino zoologico, sono comunque in una zona centrale, in una zona, diciamo così, della Roma bene. Nelle periferie romane non si sa minimamente neanche che esista questo museo, diciamo, no? E loro il problema se lo sono posto, e hanno un pubblico quasi esclusivamente di scuole, ma di scuole di quella parte di Roma, no? Per cui a un certo punto si sono detti: sì, vabbè, ma così, così non se ne esce, cioè continuiamo comunque poi a perpetuare, no, questo modello di conoscenza che vale poi sempre per i soliti noti, insomma non si riesce ad andare oltre. E quindi hanno iniziato da molti anni ad andare loro nelle periferie, vanno con lo stand del Museo di Zoologia in queste fiere organizzate dai municipi, in cui, no, magari hanno accanto lo stand della danza del ventre, e poi lì ci sono loro con i microscopi e gli animali impagliati, quindi diciamo queste cose un po' surreali, che però hanno riscosso negli anni tanto successo.
Quindi hanno detto ok, va bene, allora le periferie, gli anziani e le scuole delle periferie, benissimo. Però allora perché solo le periferie? Perché non proviamo quei ragazzi in situazioni di marginalità sociale? Quindi quella è una vocazione che loro hanno e sono andati a cercarsi contatti con persone diverse e poi soprattutto con le comunità migranti, perché poi c'è questo aspetto, devo dire, molto interessante della scienza vista con occhi occidentali e con occhi diversi, che è secondo me la nuova frontiera, no? Perché poi se vuoi instaurare un dialogo devi anche capire come le cose sono viste dagli altri, non puoi imporre solo il tuo modello. Per cui come avviene la scelta? Avviene che con questa signora che va in giro a cercare rapporti con i centri per i rifugiati politici, le comunità di migranti a Roma, e va in giro a dire: vi interessa lavorare con noi, vi interessa fare una discussione, avere un dialogo su che cos'è la scienza, venire al museo, vedere cosa abbiamo e raccontarci come invece nel vostro paese, nella vostra cultura, nella vostra idea, come queste cose sono comunicate, viste, gestite, eccetera, eccetera. Ora, il mio prossimo obiettivo è provare a spostare tutto questo su musei archeologici e storico-artistici, dove secondo me si ha una complessità ancora molto maggiore, perché lì le sovrastrutture culturali sono ancora di più, nel senso che mentre poi la scienza comunque tratta di argomenti di fronte ai quali, cioè che sono comuni a tutti, bene o male, no? Dalla vita alla morte, la riproduzione, i fenomeni scientifici, eccetera, eccetera, sono qualcosa su cui possiamo trovare anche un linguaggio comune, sia pure nella diversità di vedute. Ovviamente sulla storia, l'arte, le forme di espressione artistica, il discorso è ancora, secondo me, più complesso e più carico di sovrastrutture. Però vabbè, adesso prima facciamo un gradino alla volta, perché sennò poi non abbiamo noi stiamo cercando di fare anche una valutazione di queste attività, quindi cioè capire esattamente qual è l'impatto sulle istituzioni e sulle persone, poi da lì si può magari andare oltre. Comunque ecco, direi il valore aggiunto è proprio il coinvolgimento personale molto forte, sia di chi partecipa come narratore sia di chi organizza il processo di narrazione. Ci siete? Altre domande? Vai. Come si rapportano voi i dati, nel senso che sia schiacci, così, cioè di scegliere la storia, ma come poi si interno? Allora, è un processo che va molto accompagnato, in realtà non è un semplice ricevere la storia. No, perché, o meglio, può esserlo con certi gruppi, se tu trovi persone molto strutturate, molto abituate a farlo, può essere un semplice raccogliere una storia alla fine. Se tu lavori con persone assolutamente non abituate a raccontare storie, è un processo che devi accompagnare molto molto lungamente anche, e perché non è poi solo il raccontare storie, è anche essere disposti a raccontare storie personali o comunque esperienze personali, no? Quindi può essere un lavoro molto lungo, quindi occorre che ci siano persone formate a farlo, quindi persone che a loro volta abbiano sperimentato cosa vuol dire passare attraverso un processo di questo genere, che siano poi disposte a imparare sempre e ad accompagnare. Per quello che vi dico, che sono lavori che non durano un giorno, una settimana. Il museo sta lavorando da 6 mesi con queste persone e arriverà dopo 8-9 mesi a raccogliere queste storie. Sono utenze particolari. Con una scolaresca di liceali ci mettete probabilmente molto meno a raccogliere le storie, a montarle, eccetera, no? È ovvio. Con i rifugiati politici o i detenuti del carcere minorile c'è tutto un altro lavoro da fare, insomma, prima. Quindi chiaro che dipende da chi hai di fronte. Dai, tienimelo, anzi no. Sono Maria Pradalla, io adesso sto lavorando all'Ecomuseo di Tricase Porto, non so se conoscete quella realtà, e ad esempio una cosa che sto conoscendo, si mi sposto perché proprio è terribile, una cosa che sto conoscendo, e quindi l'approccio anche al museo, all'Ecomuseo, che è diffuso su tutto il territorio, scusate,
Se no parlo senza la telecamera. Quindi, ad esempio, rispetto a quello che diceva lei, la cosa bella è che le esperienze delle persone, appunto, vengono poi a interagire sul territorio, e quindi anche in che modo poi le persone stesse del posto, raccontandosi, riescano a riportare quella che è la storia del posto, quindi ritornando a un'idea, tra virgolette, classica, mi permetto di dire, del museo, quindi dell'oggetto, come diceva qualcuno prima, che vedo e che tocco, anche della vita stessa, diciamo del patrimonio vivo, che è nel caso, insomma, di quello che sto facendo, del porto, quindi delle barche, della vita dei pescatori, dei marinai, e quindi di tutta la zona anche che loro vivono, le loro case, eccetera. Quindi, secondo me, quindi in quel senso, come esperienza personale, credo che sia l'apoteosi, cioè l'arrivo massimo, no? Dove un visitatore può non solo vedere quello che accade, ma anche viverci direttamente, poi trovare le storie raccontate, registrate, e incontrare le persone che sono disposte a raccontarle, perché c'è un tipo anche di lavoro che si sta facendo proprio per cercare questo, perché... E chiudo dicendo questo: secondo me il racconto è un gesto d'amore, dico sempre, che si fa verso le persone, quindi il passare delle conoscenze, quello insomma che è la propria cultura, così. Sì, è una trasmissione anche di emozioni dagli uni agli altri, no? Allora bisogna che gli uni siano disposti a trasmettere, che gli altri siano disposti ad ascoltare, quindi è un bel processo comunicativo, diciamo, estremamente complesso. Per cui quello che a voi oggi sembrerà più o meno un gioco tra oggi e domani, considerate che è la punta di un iceberg. Ovviamente noi non abbiamo il tempo di andare più in là, però penso di avervi fatto capire, mi sembra che lo abbiate capito, che c'è proprio molto oltre rispetto a quello che riusciremo a fare oggi. Dimmi. Pragmatica, per lavorare su determinati un numero, cioè, giusto di gruppo su cui lavorare, che regge. E questo dipende dalle fasce, come le chiamate tu, e anche da quanto personale tu hai che possa seguire queste persone. Ti posso fare un esempio pratico. Noi in Turchia eravamo 18 e avevamo mediamente, ed eravamo chiaramente tutte persone, diciamo, di livello culturale medio-alto, mettiamo, no? Per cui non persone con particolari problemi né a raccontare storie né a raccontare se stessi, ovviamente eravamo stati selezionati per poi farlo a nostra volta, quindi c'erano dei requisiti. Beh, avevamo un formatore ogni tre di noi e alla fine, insomma, è stato un lavoro molto intenso, che è durato 10 giorni, ma molto molto intenso. Quindi è chiaro che lavorare con gruppi difficili, no? Di persone assolutamente non abituate a esprimersi, non abituate a raccontarsi, che non hanno conoscenza degli strumenti tecnici, ti richiede più personale e più tempo. Però è molto variabile, cioè dipende da chi sono le persone. Ti dico, questo progetto, questi quattro gruppi con cui sta lavorando il Museo di Zoologia, lavoreranno alla fine, lavoreranno per 8 mesi insieme, 8 mesi con uno staff di 5 persone che ovviamente si alterna con tutti i gruppi. Questi gruppi sono mediamente al massimo di 10, parliamo di 5-10 persone al massimo, ma perché, ripeto, sono comunque gruppi particolari. Con una classe di liceo non dico che riesci a lavorare da solo con 25, è ovvio. Però, insomma, vai molto più spedito anche con numeri un po' più grandi. Quindi, e dipende anche dal tema, cioè se è un tema per loro molto familiare, la storia viene fuori quasi da sé. Se è un tema per loro quasi sconosciuto, li obbliga a una riflessione profonda, allora ci vuole tempo anche per fare la riflessione e tirare fuori qualcosa. Per cui ci sono una serie di variabili, non ti posso dare, diciamo, una ricetta. Si fa anche molto, è molto anche, appunto, come vi dicevo, sperimentale, quindi bisogna anche, come dire, assumersi un po' di rischio dovuto alla sperimentazione. C'è anche un elemento, cioè, da quello che ci ha detto fino ad ora, insomma, è molto basato sul processo personale e delle persone.
aspetti tecnici o appunto andando così tanto sul processo le persone si lasciano andare e rischia per proprio diventare la terapia. Bravissimo, infatti, lo so, ma sai che quando lavori con... Allora, quando io ho lavorato, quando ho lavorato in carcere per quei 3 anni, secondo te alla fine non è diventata una sorta di terapia? Lo è, ma nel senso che poi noi avevamo bisogno della terapia quando uscivamo, perché noi uscivamo carichi del dolore, perché poi uno può giudicare, è giusto, loro stessi dicevano siamo qua perché ce lo siamo meritato e va bene, ma comunque è una situazione di dolore, ovviamente, di privazione, di tante cose, anche di vessazione, rapporti per esempio con la polizia penitenziaria, rapporti di forza, rapporti di vessazione, direi veramente, lesione totale e completa dei diritti umani in alcuni casi. Quindi noi uscivamo da lì che avevamo noi bisogno del sostegno, no? Per poi riuscire a tornarci un'altra volta e avere le spalle per reggere tutto questo. Quindi è chiaro che quando fai questo tipo di lavoro, il museo è un fine, cioè scusami, è un mezzo, non è un fine. Quindi la tua professionalità di operatore museale, di archeologo, storico dell'arte, biologo, zoologo, viene superata da tutto questo, no? Cioè è la competenza di base che ti permette di trasmettere delle conoscenze. Ed è giusto che ci sia, perché sennò tu non trasmetti le conoscenze nella maniera corretta. Ma poi c'è molto altro. Allora lì chiaramente dipende dal singolo individuo, ci sono, o dalla istituzione, ci sono istituzioni che fanno fare corsi ai propri professionisti, corsi per lavorare con gli adulti, pedagogia degli adulti, pedagogia in senso lato, corsi per lavorare, poi corsi, molte volte è l'esperienza il corso migliore, per lavorare con utenze particolari. Ti dirò che l'aspetto tecnico è forse quello che conta di meno, nel senso che poi l'aspetto tecnico in qualche modo lo superi, o impari tu a montarti la storiella, o se no alla fine tu produci la storia, la registri, produci le foto, il montaggio finale te lo può pure fare qualcun altro, no? Per esempio nel caso del lavoro con i detenuti a Casal del Marmo non sarà possibile portare dentro troppi computer, quindi c'è il caso che alla fine il montaggio della storia venga fatto fuori da qualcun altro, in questo caso per un motivo molto pratico ovviamente, perché non ti danno il permesso di portare dentro strumenti di questo genere. In altri casi con gli anziani, per esempio, come vi dicevo, non tutti gli anziani sono in grado, quindi il montaggio viene fatto magari dal ragazzo della scuola media che monta la storia. Quindi c'è l'aspetto tecnico finale del video. No, cioè può essere molto interessante se uno ha voglia, no? Perché implica anche molta creatività, passione, impegno, però è la parte finale di un processo, come dici tu. L'accento è proprio sul processo che porta alla creazione della storia, cioè io direi che il fulcro è la storia. Lo strumento digitale è un qualcosa in più che dà, se vuoi, più leggerezza, divertimento, perché poi è anche divertente montarlo insieme, quindi ci sono tutta una serie di altri aspetti che entrano in gioco nel momento in cui crei un mini film, no? Però il fulcro è la storia e per riuscire a crearla, certo, c'è bisogno di una professionalità per riuscire a lavorare con questi tipi di gruppi, che direi però non impari in nessun corso, in nessun banco di scuola, in nessun banco universitario, o meglio puoi imparare delle nozioni, delle competenze di base, ma poi è il lavoro sul campo che fa, e sono anche gli errori che si fanno e che poi appunto lì in carcere noi abbiamo dovuto imparare a mettere a un certo punto una barriera, non saprei come dire, un freno, proprio perché sennò tu esci da lì e sei schiacciato da tutta una serie di... E dopo poi non servi più a niente, se sei schiacciato poi torni là e non servi a nulla, no? Mentre invece devi riuscire a crearti una sorta di... E questo chi te lo insegna, no? Nessuno, nessuno, anche perché non sono competenze che puoi imparare se non con la tua esperienza diretta, con la sensibilità. Quindi è chiaro che quando si lavora con questo tipo di utenze, poi il lavoro che si fa va molto oltre le competenze disciplinari, va molto oltre il museo o
lo scavo archeologico fine, è quello che vi dicevo prima, va molto oltre il vasetto fine a se stesso, no? È sul senso di quello che si fa, quindi è molto più coinvolgente, è un po' più complicato a volte, sì. Ci siete? Però non vi spaventate, cioè è bello, eh? Comunque dà dei risultati, cioè dà un senso profondo a quello che si fa. Poi, che serva, non serva, su questo potremmo discutere, ci vuole valutazione a lungo termine, diciamo. Però, comunque sia, è molto stimolante. Anche tu. Nel momento in cui comunque utilizzate questo strumento, mi pare che sia in fase di sperimentazione tuttora. Sì. Allora, probabilmente vengono letti anche dei messaggi anche molto relativi alla biografia di una persona, alla sua storia personale. Sì. Poi non lo so, magari vengono assemblati tutti insieme, credo che chi recepisce può avere delle idee e delle azioni da mettere anche in cantiere all'interno del museo. Cioè, una borgata o una cerchia di anziani, cosa il museo zoologico potrebbe fare effettivamente? Sì. Sulla base di quegli strumenti o degli stati che vengono, insomma. Sì, allora ti dirò, qua il problema è poi come al solito di scontro tra diverse visioni di quello che si intende per cultura. Dopo il primo anno di lavoro nelle borgate con i centri anziani, idea che era venuta alla responsabile dei servizi educativi, quindi da una sua idea personale era partito tutto, con la direzione del museo fortemente contraria, perché la direzione del museo dice ci abbiamo pochi soldi, dobbiamo lavorare sui bambini, non ha senso andare a lavorare su persone anziane perché comunque tanto da lì poi ricavi poco, no, invece se investi sui bambini fai un investimento per il futuro, quindi lasciamo perdere gli altri e focalizziamoci sui bambini, soprattutto in un momento di ristrettezze di risorse. Lei invece è andata avanti ritagliandosi ogni anno un piccolo budget per continuare a lavorare con questi anziani. L'altro giorno eravamo insieme e lei mi diceva, dopo 5 anni, io però ne ho pochissimi che tornano. Allora vale la pena aver fatto tutto questo per così poche persone? Abbiamo pochi soldi, io comunque ho speso delle risorse per queste persone e in termini di risultato, non solo per il museo, ma anche proprio sulla vita di queste persone, io vedo pochi numeri. Allora mi domando, vale la pena? Allora, io ti posso dare la mia risposta personale, appunto, io per me vale la pena, dopo aver lavorato per tutti quegli anni con quei detenuti, su 20 di loro, uno è uscito e ha aperto una cooperativa sociale per aiutare giovani ragazzi ex detenuti a reinserirsi nella società. Allora, per me vale quell'uno. Gli altri 19, alcuni so cosa fanno, altri non lo so, posso immaginare, come vi dicevo prima, che siano tornati a fare quello che facevano prima. Qua è un problema, come dire, di costi-benefici. Se la butti sul piano puramente economico, no, non vale la pena. Se rifletti sul fatto che i musei sono un bene al servizio della società e del suo sviluppo, allora, che è la definizione ICOM, no, dei musei, allora anche quei 4 anziani che ti tornano con i nipotini, con gli amici, col vicino di casa, valgono la pena. Alla fine è una scelta che fa l'istituzione. E quindi c'è chiaramente sempre poi il contrasto tra chi dice no, i soldi spendiamoli per qualcosa di un po' più corposo da un punto di vista quantitativo e chi ti dice no, fosse anche per uno, vale comunque la pena farlo. Su questo è chiaro che poi vanno contemperate le esigenze, cioè non puoi neanche, no, spendere tutto il tuo budget per lavorare con utenze, ma anche perché, come mi dice lei, cioè queste persone sono anziane, quindi comunque hanno difficoltà anche a imparare cose nuove, a mettersi in gioco, a fare esperienze nuove, è molto più difficile trovarli disponibili. Se lavori sui bambini è chiaro che è diverso, no? Hai tutta un'altra prospettiva e anche un'altra forse facilità di incidere veramente sulle loro vite.
D'altronde lei dice: io non voglio lasciarli perdere, perché poi quando li vedo, quando siamo insieme, tu ti accorgi che dai veramente qualcosa a questa gente, fosse anche solo per un giorno, una settimana, un mese, e poi magari non tornano più, però comunque hanno sperimentato qualcosa di diverso, hanno avuto un arricchimento per la loro vita, e il museo in fondo serve a questo. Qui si apre ovviamente un dibattito su... Sono ancora nella fase, diciamo, del processo, cioè dello storytelling, dello storytelling, sì, hanno iniziato ad attuare nel museo delle strategie in base a quello che hanno recepito. Allora loro hanno iniziato a lavorare, hanno delle strategie ormai da 5 anni per lavorare con pubblici svantaggiati, con diversi strumenti che sono essenzialmente il loro andare da queste persone, intavolare discussioni sul modo in cui viene vista e percepita la scienza, portarli poi al museo e aprire, diciamo, le porte del museo a loro e ai gruppi di persone che poi loro vorranno coinvolgere, e ogni anno provano a ricoinvolgere gli stessi allargando il bacino d'utenza. Quello che stanno facendo per la prima volta è usare lo storytelling invece dei laboratori classici, diciamo così. Da questo, quello che sta... Allora, io ho dei risultati che sono parziali, e che cosa viene fuori? Viene fuori che c'è un coinvolgimento personale molto maggiore. Perché? Perché tu alla fine li obblighi a mettere una storia nero su bianco e a condividerla con gli altri. Per cui ci pensano molto di più prima di aprirsi, riflettono molto di più su quello che possono dire o non dire. Una volta che lo fanno però si va molto di più in profondità. Cioè, per adesso quello che viene fuori è che rispetto alla metodologia tradizionale di un workshop qualsiasi, si va molto più in profondità sul significato di quello che si dice e che si comunica agli altri, che si condivide con gli altri. Perché poi alla fine c'hai un prodotto tangibile in cui sei tu con la tua faccia, con la tua voce, che dici certe cose. Sì. E dal lato, dal lato del museo, certo. Sembra che ci sia proprio una strategia unitaria tra i servizi educativi e la direzione. No, se la direzione non fa la strategia unitaria per andare incontro a ciò che è venuto fuori dal laboratorio. Questo in Italia è un tema, diciamo, che sono circa 30 anni che va, da quando gli Uffizi inaugurarono col servizio didattico le visite per i tossicodipendenti di un CERT che era lì a Firenze. E la direzione degli Uffizi disse: sì, benissimo, fate pure il programma per i tossicodipendenti, ma di lunedì, quando il museo è chiuso agli altri visitatori, perché non vogliamo che si mescolino, no? Da lì si è aperto poi tutto un dibattito sul ruolo sociale del museo rispetto a fasce tradizionalmente non, come dire, sì, fasce, sì, di nicchia, o comunque non di pubblici tradizionali. Ed è sempre così. Cioè c'è sempre il contrasto tra una direzione che è estremamente, di solito, poi non facciamo di tutta un'erba un fascio, ma molto spesso è così, direzioni molto conservatrici che tendono, diciamo, a conservare lo status quo anche in termini di visitatori. Perché? Perché comunque ottengono fondi pubblici a prescindere, voi sapete come funziona, sono finanziati indipendentemente da quanti visitatori abbiano e da chi siano i visitatori. E quindi la risposta è: ma io faccio meglio a concentrarmi su questi che comunque sono interessati, che sono quelli che mi vengono, che sono interessati, piuttosto che a fare uno sforzo immane per andare a comunicare cose a gente che comunque poi non è così tanto interessata, perché alla fine con tutto questo lavoro di 5 anni sugli anziani, tu me ne porti 4 di anziani al museo. E quindi vale la pena fare tutto questo sforzo. Allora, il discorso delle strategie è che ovviamente tu tendi, servizi educativi, a dimostrare che puoi avere un impatto su questa gente, un impatto che è sociale, culturale e non solo cognitivo, no? Non insegni solo l'estinzione, ma insegni una visione del mondo, insegni dialoghi su diverse visioni del mondo. E torni indietro con i tuoi risultati, che molte volte la direzione del museo non considera validi, perché comunque sia per loro è più importante concentrarsi sullo studio delle collezioni, magari sui turisti, magari sulle scolaresche, ritengono comunque che abbia più senso. Allora lì c'è una discussione profonda sul senso del museo. Le strategie di volta in volta
possono venire adattate, ma è sempre una lotta tra chi vorrebbe provare a sperimentare cose nuove e chi invece tende a mantenere lo status quo. Questa del digital storytelling è una metodologia nuova che, ecco, in questo caso specifico del Museo di Zoologia, quello che piace molto è l'idea di avere poi sul sito web questi video, che comunque viene vista come una cosa che può attirare altri potenziali visitatori, che ovviamente, cioè, non è che uno degli aspetti del processo, probabilmente quello che a noi interessa di meno, però invece no, è vista come una sorta di vetrina. Se fai vedere che c'è l'immigrato o il giovane detenuto che ti fa il video carino sul museo, fai capire quanto siamo fichi, quanto siamo bravi, quanto siamo aperti, eccetera, eccetera. Va bene anche questo, perché... Con la mia associazione abbiamo un archivio con le interviste che facciamo e questa cosa non la facciamo per condividere con gli altri. Certo. Quindi non la vedo come... No, ti sto dicendo quella che è stata la reazione della direzione. La reazione della direzione è stata: ah, che figo, poi li mettiamo sul sito e così facciamo vedere quanto siamo aperti, quanto lavoriamo con gli altri, quanto possiamo essere inclusivi. Però, cioè, non c'è poi una reale condivisione, è più visto come uno strumento di marketing. Ma va bene lo stesso, cioè, nel senso, può avere anche quella connotazione, se vogliamo dargliela. Quello è l'elemento sociale, no? Perché attraverso il video è... Anzi, è chiaro che ha tutta un'altra valenza, però per dirti come... Quindi forse il digital storytelling ha in più questo aspetto che può piacere. Per adesso, diciamo, sembra che piaccia, per cui loro sono molto interessati a questo prodotto finale, a questo video finale che... sarà una raccolta di alcuni video selezionati, di alcune storie selezionate, e che verrà messo sul sito del museo. Sembrano molto interessati a questo aspetto comunicativo, che ripeto è anche legittimo, però chiaramente con un obiettivo che è del tutto diverso rispetto a quello per cui l'idea è nata. Ma e poi si tratta sempre di trovare compromessi tra l'un aspetto e l'altro, insomma, non è semplicissimo. Ci siete? Avete, ma da tutte queste domande capisco che avete delle idee concrete su come utilizzarli, utilizzare lo strumento. Vabbè, se poi ne avete voglia possiamo anche parlare di qualche idea concreta, magari domani dopo aver sentito le vostre storie, perché da qua non usciamo se non vi mettete, come dire, un po' a nudo, però possiamo anche, se vi va, parlare di qualche idea concreta che potete avere. Direi a questo punto mangiamo e cominciamo invece la parte pratica dopo, nel pomeriggio. A che ora sento le mie... Alle 2 va bene? Alle 2? Sì, dimmi. Alle 10 minuti, un quarto d'ora, mi sono dimenticata di scrivere prima i ragazzi di cui avevo parlato, Flavia, che ci stanno aiutando per le galline, e che loro hanno un progetto di rivalutazione del patrimonio architettonico in chiave anche partecipativa, e siccome è un progetto che sta nascendo ora, anche loro vogliono divulgare, cercare persone con cui impostare questi lavoratori, non lo so, però lo fanno anche per me, e allora ci presentano il progetto 10 minuti. Ok, quindi riprendiamo alle 2 con la presentazione di questo progetto e poi all'opera. Ok? Anche perché sennò se parlo solo io il pomeriggio vi addormentate, per cui è il caso che siate un po' più attivi voi, ok? A dopo, buon pranzo.